tempo, dico, credimi che sei un bastardo, glielo ho detto, dico, perché non ci vuoi far vedere il tempo che fai con questa magia, dico, perché sei, non sei giusto, perché non un tempo ci faceva comodo. Ah, ma io non sono, c'è bisogno che te lo faccio vedere. Sono lui, però noi non lo vediamo mica, però un mese quando andiamo a leggere qui cosa leggiamo? Lei nella serata si mette nel lettino per andare a dormire, il cervello lavora in un modo incredibile e lì vengono le idee, bisogna catturarle e poi essere capace di realizzarle, e questo è il problema più grave che ci sia, perché trasformare delle idee magari innovative in qualche cosa di reale e che risponda a quello che tu ti aspettavi è forse la cosa più difficile. Ma posso dire questo, che cultura, noi nel campo della cultura, noi italiani non abbiamo niente da regalare agli altri, siamo i primi al mondo ed è una cosa che serve molto per poter capire gli altri e sapere come gestire. Cultura e conoscenza, conoscenza vuol dire studio, qui ci sono oggi, grazie a Dio, delle strutture in cui vorrei incominciare di nuovo a studiare. In testa la sua macchina 18-9 e non è mica andato male, l'unica cosa che mi ha fatto incazzare è che non ci ha fatto un tempo, dico, credimi che sei un bastardo, glielo ho detto, dico, perché non ci vuoi far vedere il tempo che fai con questa magia, dico, perché sei, non sei giusto, perché non un tempo ci faceva comodo. Ah, ma io non sono, c'è bisogno che te lo faccio vedere. Allora, siamo finalmente in diretta, amici, allora, per un attimo sono già visti i nostri loro forniere veronese, ma ve li volevo introdurre brevemente. Allora, grande successo, grazie per avermi supporto. Dovete sapere, in questi due minuti di sigla, 66 commenti, e a questo punto chiamo immediatamente Veronique. Ho un grande piacere di farvi vedere la nostra Veronica, che dovrà darmi una mano questa sera importantissima, perché veramente siamo già con tanti commenti, Veronica, non so come fare. Ciao Thomas, ciao a tutti, diamo anche il benvenuto all'ingegner Mauro Forghieri. Thomas, sento leggermente disturbato il tuo audio, magari è soltanto... Anch'io sento un eco, sì, hai ragione, non so perché... Probabilmente dipende. Adesso però, adesso va molto bene, cercherò di darti una mano se sono in grado, altrimenti io poi mi appoggio ai nostri ospiti, in primis all'ingegnere che è poi la star della nostra puntata. Ma ti lascio la parola. Grazie Veronique. Allora, amici, sono veramente emozionato. Ho lavorato praticamente 10 giorni ininterrottamente per preparare questa puntata per voi. E non ci credevo, ho veramente il piacere, l'onore e l'onere di introdurvi l'ingegner Mauro Forghieri. Non mi stancherò mai di dirlo, una leggenda, un personaggio che veramente ha fatto la storia del nostro sport, ha contribuito a far diventare grande la Ferrari e ha contribuito a far diventare grande l'Italia nel mondo. E a questo punto, amico, ve lo presento subito, ve lo faccio subito vedere, l'ingegner Mauro Forghieri. Ciao Mauro! Come stai? Buonasera a tutti. Buonasera. Sto ridendo perché mi diverto molto a vedere tutta la questione che mi state facendo. Poi mi avete tirato via l'unica cosa bella che c'era da vedere, che era Veronica. Eccomi qua! Siamo di fianco. Siamo guancia a guancia. Sono a posto. Thomas a sinistra, alla destra la Veronique, quindi non voglio di più perché sennò ci complichiamo la vita. Thomas, siamo già pronti per le prime domande? Sono 115 adesso, c'è il termometro, la febbre Forghieri, stasera la febbre Forghieri sta, in 5 minuti siamo a 120 commenti, tra cui moltissime domande. Posso iniziare io? Contento. Volentieri, Veronique. Mauro, hai vinto tantissimo, anzi secondo me ti sei quasi stancato di vincere quando eri alla Ferrari. C'è però una vittoria, una gara che possa essere anche un Alemanno oppure un Gran Premio,
la vittoria che per te è stata quella più importante, quella che ricordi con maggior affetto? Sicuramente è stata quella che che facemmo con la Ferrari al Gran Premio di Monaco, quando io avevo introdotto delle novità, per cui gli amici inglesi, che erano, noi eravamo tutti amici, anche gli inglesi, io, capi, e ci facevamo le critiche. E uno mi aveva detto: tu con quella soluzione lì della macchina e del motore che hai fatto col turbo non potrai mai vincere in una pista tortuosa. E infatti vinsi a Monte Carlo, vinse la Ferrari, ovviamente, io ero presente. Vince la Ferrari e andai da questi capi della Lotus e della Tyrrell a dirgli: avete visto? Cioè, sì, avevamo promesso una cena, quando vuoi la potremo fare, la devo ancora ricevere la cena, ma la colpa è mia, non è no. E non l'hai ancora riscossa. Quindi insomma questa vittoria di Monte Carlo contro ogni pronostico. Posso dirvi che era veramente contro, non ci credevo neanche io, perché avevo in mano introdotto un sistema nuovo di gestione del motore e l'abbiamo provato praticamente lì, quindi immagina come potevamo avere delle certezze. Chi c'era alla guida, Mauro? Chi c'era alla guida? Se ricordo bene c'era chi abitava, ma ne ho visti tanti in questo momento. Non era Amon, era Amon che aveva messo a punto la macchina. Thomas, chi è che abitava a Monte Carlo? È lui che ha vinto. Il sudafricano. Allora, in quell'anno Jody, ho bisogno di chiedere Jody Scheckter. Ah, eccolo. Guarda, tra l'altro stanno al quarto piano lì di fronte, quindi ha vinto il Gran Premio. Mauro, tu li vedi tutti i messaggi in sovraimpressione? Vedi quanti ne stanno già arrivando? Luca Guerini dice: un orgoglio per l'Italia, immenso Forghieri. Soprattutto per la pancia, io sono immenso. Stando a quello che mi dice Elisabetta. Mia moglie. Si vede che fa bene da mangiare. Non so cosa farci, insomma. Poi le dimensioni un po' imponenti con pancia danno serietà, secondo me. Autorevolezza. Ecco la parola giusta, che parola, posso usarla, posso usare, sì. La parola che manca. Bene. Thomas, io grazie Veronica. Mauro, io avrei subito questa domanda che ce l'avevo in mente da diversi giorni. Mi piacerebbe sentire dalla tua viva voce come è iniziato il tuo rapporto con Enzo Ferrari, il tuo ingaggio alla Ferrari, come proprio quando tu ancora non sapevi che avresti iniziato a lavorare per Ferrari. Ma vedi, il rapporto con Ferrari è sempre stato molto stretto, anche se non era professionalmente stabilito, perché lui mi conosceva da quando ero ragazzino. Poi mio padre, Giberti e Ferrari, sono quelli che allo scoccare della guerra avevano costruito e messo insieme una serie di motori dell'Alfa Romeo. Scoppia la guerra, hanno messo via tutto in un magazzino. Alla fine della guerra sono andati a prendere quei pezzi tutti lavorati, eccetera, eccetera, e hanno fatto i motori che sono stati i motori dell'Alfetta, che hanno poi vinto un po' di titoli mondiali, se ben ricordi, immediatamente dopo la guerra. Io pensare che c'era un magazzino con dentro questi pezzi di un motore che poi ha fatto la storia, se vuoi, dell'automobilismo, almeno negli anni dal 45 al 49. A me fa piacere sapere questo. E ti dico anche noi. Mio padre, Reclus Forghieri. Giberti, che poi è diventato anche il direttore della produzione Ferrari, e Enzo Ferrari. Erano loro tre. A casa, tu sai che Ferrari aveva una casa lì vicino, dove c'era anche il deposito clienti della Ferrari. La macchina è stata praticamente fatta lì. Ma proprio... quando si dice ha fatto una macchina in casa, insomma, ha fatto qualcosa lì, che poi ha vinto un po' di campionati mondiali, con molto piacere da parte mia, anche se io ho visto solo la storia. Comunque ti ho ricordato qualcosa che tu non sapevi mai.
Indubbiamente, caro Mauro, perché io lo ammetto, sono della classe 76 e quindi anni dove tu veramente hai fatto la storia dell'automobilismo, forse non ero ancora nato o ero in fase e quindi non li ho potuti vivere così, così bene. No, no, ma sei giovane, te lo dico io che sei molto giovane. Però... purtroppo io non parlo di quegli anni perché allora ero già laureato, mi faccio perdere, se no andiamo entro i secoli e dopo è brutto. Parlando di laurea, diciamo, mi viene in mente, è corretto se dico che sei l'ultimo ingegnere rimasto che ha progettato dall'A alla Z, si può dire, un monoposto di Formula 1? Insomma, voglio dire una cosa. Io ero responsabile in quel momento in Ferrari, avevo con me dei ragazzi splendidi, dei grandi disegnatori, Salvarani, Rocchi, eccetera, solo per dirne due, ma dopo se no starei qui un quarto d'ora di rinomi, e mi è stato abbastanza facile fare quello che ho fatto, perché ho avuto una fortuna. Loro non mi hanno mai preso come un vero capo, anche se si prendevano delle lavate di capo incredibili, ma come un amico, e questo mi ha permesso di lavorare con loro in modo, come si può dire, disteso, con Rocchi, Salvarani e gli altri, non li posso dire tutti. Abbiamo fatto delle cose con i tavoli da disegno e le matite, allora non si usavano ancora i calcolatori, sono arrivati poco dopo, le macchine che hanno fatto, possiamo dire, in parte grande la Ferrari. Sì, assolutamente. Però Mauro, Tu sei stato un vero genio, perché comunque in tante cose sei stato anticipatore dei tempi. E prima dicevi che spesso le idee migliori vengono di notte, però il fatto dell'alettone, del cambio semiautomatico, tutte queste anticipazioni, da che cosa ti sono nate? Come ci sei arrivato? Quando tu sei coinvolto in qualcosa e che desidereresti farlo vittorioso, o perlomeno farlo che attiri gli occhi e il rispetto di tutti, ma la notte, anziché dormire continuamente, qualche volta sono stato a pensare, ho avuto delle idee, e quello che mi ha reso felice alla fine e che mi ha reso un po' anche orgoglioso è che sono riuscito a trasformare quelle idee così non ben definite in qualcosa di vincente. Esatto. E soprattutto che ha, come dire, ha aiutato gli altri a sviluppare, perché tutti ci hanno copiato a un certo momento. E questo fa parte, che ti permette di avere dell'orgoglio, diciamo così. Infatti, quando tutti ti copiano, tu non puoi dire magari sono bello, bisogna che tu trovi altri motivi. Io ho trovato quello che quelli ci copiavano in Ferrari, in tutto quello che facevano. Io voglio dare soltanto un dato, Thomas, poi ti lascio subito la parola, perché tante volte dicono che i numeri non siano tanto importanti. In realtà poi, non so se siano corretti, me lo dirai tu, Mauro, 54 vittorie in Formula 1, sono giuste? Quelle conquistate da te come... Non lo so, non ti posso correggere. 4 titoli? 4 titoli piloti e 7 costruttori, insomma. Quello sì, lo so, sì. Basta solo questo. Perché comunque posso dirti una cosa che forse ti stupirà. Abbiamo vinto con la Ferrari molto in Formula 1, ma quello che mi ha più colpito, che mi ha più piaciuto e di cui sono molto più orgoglioso, sono tutte le vittorie che abbiamo fatto con le vetture sport, una delle quali è diventata poi una cosa quasi, come si può dire, uno split di forza, che sono quelle tre macchine che tagliano il traguardo sulla pista di Daytona la 24 ore. Forse una foto che avrai visto anche tu. Abbiamo tre macchine. C'è stata una storia che ci sarebbe da morire da ridere. Vuoi che te la racconti? Sì. Allora, durante le prove, ma io penso che Thomas la conosca. Durante le prove abbiamo avuto un problema di un incidente, per cui la parte posteriore della macchina è stata, non dico distrutta, ma messa molto male. E noi quindi siamo andati dopo le prove, ed era sabato,
saremmo, no, era venerdì, saremmo dovuti partire il giorno dopo a una certa ora. E ho guardato, dico, qui non ci va mica tanto bene le cose. Allora ho mandato a letto quasi la maggioranza dei meccanici e ci siamo messi a lavorare e io ho chiesto a Chinetti, che era un, tu sai Chinetti chi era, il nostro importatore negli Stati Uniti, un amico più che un che potesse lavorare con me. Aveva lì un uomo, un signore un po' magro, e io gli ho chiesto, ma che faceva il carrozzaio? Dico, ma ce lo puoi prestare? Ma per bacco, mi dicevo, dai, usalo. E lui è venuto lì con noi, abbiamo messo insieme la macchina, rabberciando i pezzi, eccetera, siamo andati a correre, l'abbiamo vinto. E io mi sono ricordato di questo carrozzaio che aveva lavorato bene con noi. Allora sono andato da lui e con un'aria di grande signore gli ho detto, guardi, io per il suo lavoro le do $200 e gli detti $200 credendo di fare un gesto aulico, insomma di essere stato di una generosità incredibile. E lui mi dice, ah, questi li metterò in quadro, eccetera eccetera. Passiamo, abbiamo vinto. Il giorno dopo ci vediamo all'aeroporto, noi prendevamo un aereo per andare a Miami e vedo lui con un cappello da texano che andava su, ma dove vai? Vado a prendere l'aereo. Ma dove vai? E vedo un Gulfstream di quelli proprio tirati a lucido, sai? Cioè, quello è il mio aereo. Ah, dico, sì, io l'ho comprato solo l'anno scorso, ma sono molto contento, mi disse lui. E poi si allontanò pian piano. E allora mi è venuto in mente che io gli avevo regalato $200. Gliele hai richiesti indietro? Avrebbe fatto un secondo di volo, un paio di secondi di volo con l'aereo del Texas, figurati. Vabbè, questa è stata la storia di quella cosa lì. Però avevamo vinto 24 ore di Daytona, esatto. Quindi andava bene. Andava bene. E lui mi aveva detto che i $200 li metteva in quadro, quindi ero a posto. Anzi, non sapevo come dire a Ferrari che avevo dato io $200. E stavo pensando, Mauro, perché è vero che Enzo Ferrari, diciamo, era molto parsimonioso da quel punto di vista. Sì, ma è uno degli aspetti che io ho molto rispettato in Ferrari, perché voglio dirti una cosa: se tu sei un gestore di ditta e non fai capire ai tuoi dipendenti che il denaro è l'economia della ditta. La ditta non esiste, perché tutti i rivoletti dei soldi cominciano a scappare da tutte le parti, e invece lì, da noi, in Ferrari, il fatto che Ferrari aveva dato questa specie di, come si può dire, di educazione, quando pensavamo una cosa anche magari d'avanguardia, bella, che sicuramente ci avrebbe dato delle vittorie, la prima cosa era questo. Ma Saldirallo, cosa dirà lui? Perché io andavo là anche col costo della cosa. E non so se lui, vedendo quelle vittorie non avevamo ancora fatte, vedevi i soldi che avevamo speso, sai, ero preoccupato. Però devo dire che quella volta lì andò bene, perché non disse quasi niente, non disse andata bene. Tiriamo un sospiro di sollievo tutti, lo dico. Con Ferrari spendere i soldi era una cosa molto facile, cioè li spendevi, dopo non sapevi più come andavano a finire le cose. Comunque questa non credo di averti detto delle novità. Ferrari è stato un economo. Ma visto, c'è un messaggio della prima della diretta dell'editoriale. Sì, ma salutiamo anche Marco Severini da San Marino, grande giornalista, importantissimo, tutte le testate di San Marino sono collegate con noi questa sera, giornale.sm, che è il sito più importante di San Marino e anche della Romagna, perché c'è anche Rimini.sm, giornale.sm, e lo ringraziamo perché sta ospitando la nostra diretta, ma io questa diretta mi viene di rinominarla in FF, Febbre Forghieri, perché voglio dire ai nostri amici collegati, mentre Mauro parlavi sono arrivate altre 60 domande. Allora io proporrei, perché mi dispiace non poter rispondere a tutti, proporrei di lasciare parlare noi e l'ingegnere
e poi in un secondo momento magari vi darò il via alle domande in modo tale che le possiamo selezionare e cercare di mandare il più possibile online e rivolgerle all'ingegnere. Io a questo punto, Mauro, passerei ad un servizio breve, dove al termine di questo breve servizio ti farò io un paio di domande. Nel frattempo, Veronica, per favore tieni un po' d'occhio le domande più importanti e ribadisco, è veramente una febbre forghieri questa sera, centinaia di domande. Posso dire qualcosa? Prego Mauro, è tu alla serata, vuoi dire quello che vuoi. Cerchiamo di non farmi delle domande difficili, per piacere, perché sennò faccio una figura da barbino. Voglio rispondere. Pensi le domande. Poi dopo. La Veronica ha questo incarico di pesare le domande. Io prima del servizio, sì. Thomas, io non le vedo, e non li vedo i messaggi arrivare. Ok, vedo questo. Quindi vediamo. Veronica, sulla tua destra dovresti avere, dove hai private chat, anche un comment. Se tu accendi comment li vedi. Bene, grazie. Bene. Il bello della diretta. Allora, vado con un servizio, Mauro, subito, e poi ritorniamo da te. Gustatevelo. Parto. Siamo con ospiti importanti, dicevi giustamente, è proprio Mauro Forghieri, non ha bisogno di presentazioni. Intanto diamo questa anteprima, sarà ospite nostro per tutti i nostri Gran Premi. No? Sì, stamattina dopo una lunga chiacchierata con Ezio abbiamo trovato che abbiamo gusti di cibo, di vita, eccetera, di eleganza, quindi possiamo stare insieme. Questo è andata la presentazione, subito per dire poi hai visto e hai sentito questo servizio appena andato in onda che dava questa filosofia, questo nuovo andamento in questo mondo del circus di Formula 1, no? Sì, se mi è permesso dire qualcosa, ci stiamo trovando davanti a una situazione particolare che diventa oramai sempre più chiara. Ci sono due campionati, uno di A e uno di B purtroppo. C'è un grosso divario tra le prime squadre, in cui i nomi forse li ripeteremo fino alla noia, e il resto delle squadre di Formula 1. Diciamo che svettano la Honda, la Ferrari Fiat, la Renault Williams e la Benetton Ford. Poi forse c'è qualche comprimario, diciamo la Tyrrell, ma gli altri sono distaccati. E questo indipendentemente dai valori probabilmente del pilota, relativamente ai circuiti o all'orografia stessa dei terreni. Insomma, no? Non c'entra nulla, è l'impatto, diciamo, come si dice purtroppo volgarmente, della moneta, delle possibilità di studiare e raffinare le piccole cose. Raffinare le piccole cose, la moneta, i soldi e quindi di conseguenza piccoli accorgimenti che non danno neanche l'impressione di essere sviluppi veri e propri, invece lo sono. E l'altro nostro collaboratore, Giorgio Piola, lo presentiamo subito, ci farà compagnia e svilupperà e lo faremo lavorare di più di notte con i disegni. Proprio perché uno dice, grandi tecnologie, con la telecamera andiamo a vedere cosa succede. Con la telecamera non si vede assolutamente niente perché diventa spionaggio industriale, non ti fanno entrare, no? Sì, poi certe cose sono anche molto difficili da vedere, perché per esempio osservare una macchina dal sotto è praticamente impossibile. Ecco, per esempio, questo per esempio è una chicca per la pole position nel momento stesso. Un disegno del genere è praticamente... Dovremmo rivoltare le macchine, sì. Insomma, no? Le possiamo soltanto vedere quando tornano dopo un'uscita di strada appesa a un camion, però non sono situazioni molto frequenti. E invece la Formula 1 è fatta anche di tanti piccoli segreti, perché gli studi aerodinamici sono sempre più evoluti, sempre più complicati. Ecco, qui siamo ospiti della Honda che stanno pian pianino cercando di sfrattarci questi computer, eccetera, ma direi che con questi disegni noi riusciremo a spiegare con dovizia di particolari quello che non riesce ovviamente la camera, quello che non riesce il computer, praticamente come una battuta il lapis che praticamente batte il computer, no? Non è male questo. Sì, non so ancora per quanto, perché i computer sono troppo forti e troppo veloci, ecco. Ma noi ci proviamo. Ecco, Giorgio Piola, Ezio Termiani e Mauro Forghieri vi salutano e vi danno appuntamento alla diretta di domenica. Grazie. Arrivederci a tutti quanti. Benissimo, siamo tornati online e... Mauro, volevo chiederti questo, che rapporto hai con Ezio Termiani? Con Ezio Termiani, mitico Termiani. Ma siamo molto amici, più che amici, diciamo che ci comprendiamo a vicenda, tutti e due nelle rispettive parti e lavori che facciamo, lui nel suo, nel mio. Lui è sempre stato un essere che ha dato
peso alle corse, perché le ha sempre sapute presentare nel migliore dei modi, almeno secondo me. Io me lo sono sempre detto. È vero, è vero. Le interviste che faceva Ezio Zerniani in pit lane, in griglia di partenza, non me ne vogliano i suoi colleghi, ma sono irripetibili. Ezio Zerniani sapeva raccontare la Formula 1 dal campo veramente con una grande professionalità, con un trasmetteva passione, si poteva scorrere la Formula 1 vera. Chi è che avrebbe avuto il coraggio di dirsi no? Spiegami tu, io, il pilota, quando lo vedevano diventavano tutti bravissimi con lui e riusciva a cavare tutto anche da quella gente che era nelle prime file, pochi minuti prima della partenza. E è vero. Si è meritato molto. È vero, effettivamente. Tra l'altro qui ecco abbiamo un fans che ci scrive, ricordo che dal gruppo non vediamo il nome e cognome di chi scrive, e soltanto dalla pagina ufficiale di Bar Motorsport possiamo vedere la vostra foto, il vostro nome e cognome. Ci scrive: vogliamo Zerniani a Bar Motorsport. Io ho un attimo una persona che bussa alla porta del bar e vado a vedere chi è, stanno bussando alla porta. E vediamo, Ezio. Signori, abbiamo con noi Ezio Zerniani. Ciao Ezio, buonasera. Ciao Mauro. Ciao Ezio, voglio dire, si chiedeva chi poteva essere che era arrivato. Tu, ovvio, scusa. Lui era sempre presente come il pepe in certi piatti. Se manco, mancato lui in quel periodo, le corse avrebbero perso qualcosa. Ve lo dico, perché lui faceva un po' parte di tutti noi, soprattutto delle squadre italiane. Sono un po' imbarazzato stasera, però veramente imbarazzato. La presenza di Mauro mi conforta molto. Almeno ci troviamo stasera e facciamo un po' di chiacchiere insieme. Sì, sicuramente. Ma io voglio dire agli altri che ci stanno ascoltando, avere Ezio questa sera, dovete fare tesoro, non è mica facile poterne disporre così, ed è così consentente su tutto, ha detto di sì per adesso su tutto, quindi andiamo bene, va bene, a presto. infatti c'è già un messaggio per te Ezio, Zerniani sì. Irresistibili. Sì, perché poi si sta parlando, e Mauro lo sa, di un'altra Formula 1, tanto è vero Mauro che a me veniva in mente prima mentre ne parlavi, mi ha fatto, è una generazione diversa eccetera, era uno sport diverso, era una Formula 1 diversa, tanto è vero che mi stavo chiedendo, la grande curiosità mia dal punto di vista professionale sarebbe, e anche un po' scatologica, sarebbe quella di sapere cosa ne penserebbe oggi il grande vecchio. Mauro, ti immagini in una situazione così strana dove non riescono a trovare il bandolo della matassa, quando cominceranno a discutere sui regolamenti, quando cominceranno ad arrabattarsi e in effetti poi non riuscire a trovare una via di fuga vera, quando mi ricordano sempre, proprio per definire il carattere di Ferrari, che me lo disse proprio Bernie Ecclestone, è l'unico dal quale io vado come fossi all'università. Pensate, non mi ha fregato mai nessuno. Lui, quando era circa verso gli 80 anni, per un contratto mi disse: ma guarda, per la Ferrari bisogna tirar fuori di più. E poi mi disse: sai, ormai ho 80 anni, cosa vuoi che resista ancora? Ti conviene, no? Ma fregato per parecchi anni, mi ha detto Bernie Ecclestone. Quindi capisci proprio la capacità contrattuale del soggetto, in un momento come questo sarebbe intatta come allora. E forse risolverebbe tante crisi sulle quali vediamo sta andando proprio a vicolo cieco questa Formula 1. Intervengo io. Ezio? Sì. Stanno arrivando un sacco di messaggi per entrambi. Ne leggiamo qualcuno così magari se riusciamo anche a raccontare qualcosa. Allora... buonasera ad Ezio, ti salutano Toma, che ne arriva Ezio, Mito, grazie da parte di Giulio, buonasera, seratona Ezio, incredibile l'umiltà di un grandissimo come Forghieri, tanta stima, rispetto e ammirazione. Zerniani, passano gli anni ma sei sempre uguale.
Ma mica tanto. No, è vero invece, concordo. Allora, al momento i baffi sono sempre gli stessi. Baffi sì, no, resti... Poi per te, Mauro, buona serata a tutti. Ingegner Forghieri, com'è stata per la Ferrari il passaggio dal telaio in tubi e pannelli reinventati alla monoscocca? Rivettati alla monoscocca. Devo spiegarmi? È una cosa obbligata, perché noi avevamo vissuto fino a quel momento con un telaio, diciamo, inventato, però dopo abbiamo capito, col passare dei tempi, che avevamo sfruttato anche esageratamente quella cosa, perché ci ha dato molte vittorie e soprattutto ci ha permesso sempre di uscire dai guai quando avevamo degli incidenti, perché era un telaio facilmente riparabile e quindi ci siamo sempre tolti dai pasticci. Io ricordo in Giappone che abbiamo dovuto fare mezzo telaio là dentro a un ambiente di un tale che faceva le eliche per i motoscafi italiani, e quindi potete immaginare tutto nero, tutto così, però abbiamo rifatto la macchina. Era una macchina molto semplice. Poi siamo passati a delle macchine più complicate, abbiamo vinto anche lì, però sono state macchine molto più, che richiedevano molto più impegno da parte di tutti noi, con dei monoscocca che quando sbattevamo dovevamo gettarli quasi sempre, perché erano macchine un pochino più raffinate, ma davano dei benefici, ma anche erano meno gestibili in una squadra che ripetutamente aveva degli incidenti durante l'anno. Penso poi, che sì, abbia visto questo. Veronica, avevi altro? No, c'era un altro messaggio, che c'è chi ricordava che quando le immagini oltreoceano saltavano, continuavamo a vedere la telecronaca tramite gli occhi di Ezio. Quindi sì, allora che adesso, anche in questa riunione tra di noi amici, questi vedono la roba attraverso gli occhi di Ezio. Vabbè, non avrei sopportato che li vedessero attraverso gli occhi di Veronica. Ma il tuo proprio guarda. Come sempre galante, Mauro. È vero, grazie Mauro. Abbiamo visto delle immagini, Thomas? Sì, qualche immagine che ho preso per rendere onore ad Ezio. Poi, come ho detto quando ci siamo sentiti anche ad Ezio in questi giorni, mi piacerebbe fare una puntata interamente dedicata alla storia di Ezio, perché anche Ezio è un personaggio veramente che ha contribuito a rendere grande l'intero mondo della Formula 1 nella nostra nazione in Italia. E veramente anche a me. Ti rendi conto cosa vorrebbe dire per te fare la storia di Enzo? Devi fare 4 puntate di televisione. Perché lui non solo ti dirà cosa ha fatto, ma gli altri ti verranno a dire cosa ha combinato. Fuori tutti gli altarini e tutto quanto. È meglio che tu li lasci perdere, perché sai, le mogli a casa non sono sempre così comprensibili. Lascia perdere. Però la parte di quello che ha combinato sarebbe la parte più interessante. Sicuramente. Sì. Ma non dice mai nulla, è molto chiuso da quel punto di vista lì. Si esprime solo per quanto riguarda gli aspetti tecnici, quando siamo a tavola. Poi, quando si esce dalla tavola, si lascia andare. Normalmente si imparano delle cose che fanno piacere. Tra l'altro, io a proposito di tavola, ho visto un vostro servizio, cioè un tipo un'intervista per Formula 1 Passion, farò un po' di pubblicità, però mi è piaciuta davvero tanto, che eravate tutti attorno a un tavolo. E avete fatto noi. Questa... Sì, c'eri tu, Mauro, c'era Ezio, c'erano altre persone, e chiacchieravate per... Ed è stato molto bello, una mezz'ora molto bella. Meno male. Le abbiamo fatte di mezz'ore belle con sì. Mauro, perché poi c'è questa amicizia che è veramente fraterna, è bellissima. E ogni tanto, tra l'altro, ci raccontavamo anche piccoli aneddoti, sia miei che suoi, eccetera. Ma proprio prima, mentre parlavate del fatto che il grande vecchio fosse così sparagnino, diciamo attento e avesse rispetto per i soldi, mi è venuto in mente un particolare che era stato poi in qualche maniera svelato da Gozzi, il suo segretario Fastotto.
Allora era arrivato, sbarcato in quel di Maranello, Montezemolo, capite? Giovane, rampante, molto americano nello stile, aveva preso proprio questi stilemi d'oltreoceano, quindi faceva la parte del piccolo manager, diciamo, con tanto di valigetta 24 ore, eccetera. E gli avevano dato un ufficio. E questo qui tutto il giorno lì a telefonare qua e là, e il vecchio che andava avanti, indietro, e l'altro in americano, in inglese, in italiano, poi qualche battuta su qualche donna che c'era al telefono. Com'era. A un certo punto dice Gozzi, viene da me e fa, ma senti, ma secondo te chiama lui o lo chiamano? Ed è questa proprio la sintesi più bella di quello che era possibilmente la spesa di una telefonata oltre l'oceano, vi rendete conto, no? Alla Ferrari. Penso, incredibile. Mauro, qual è stata la Ferrari più bella, secondo te, che avete fatto, che avete costruito? Quindi bisogna che ti parli delle macchine in cui ho partecipato. Perché le macchine più belle, secondo me, non le abbiamo fatte noi, ma le ha fatte la produzione vendendo delle macchine stupende, soprattutto quelle che ci sono adesso. Però noi ci siamo dati da fare. Io avevo con me degli uomini splendidi, e veramente con i quali abbiamo sempre collaborato con la produzione quando era necessario. E devo dire che, insomma, Rocchi, Salvarani, che sono due nomi per me che hanno un significato incredibile, sono parte delle grandi vittorie della Ferrari, perché erano gli uomini in cui io credevo ciecamente. Posso raccontarti un episodio? La prima volta che siamo andati a provare una macchina che era un qualcosa che avevamo ereditato da quelli che se n'erano andati da poco, il cambio non funzionava. Non sapevamo dove sbattere la testa, non ti dico quando l'abbiamo detto a Ferrari, anche se non eravamo noi colpevoli. Allora Salvarani si è messo al tavolo con un pacco di fogli trasparenti così. Lui disegnava, e quando lui finiva una parte di un cambio nuovo, noi gli toglievamo il foglio e lo portavamo in fabbrica. Abbiamo rifatto un cambio in 8 giorni, dovevamo partire il 10° giorno per Sebring. Siamo partiti con quel cambio che andava bene e abbiamo vinto. Più di così non ti posso dire. No. Fammi complimenti. Ma loro lo sapevano queste cose. Arriva. Ho raccontato perché è un episodio valido. Molto. Thomas, ci sono una marea di messaggi e di domande anche tecniche. Cosa facciamo? Come dicevo, dire quelle facili, eh? Come dicevo ai nostri amici, aspettate un attimo magari a farci le domande. Capisco che siamo tutti, è da 2 settimane che aspettavamo questo collegamento con Mauro, ma lasciate un attimo di parlare con, finché abbiamo Ezio in linea, che non sarà in linea all'infinito con noi, quindi lasciamo un po' di spazio ad Ezio, poi avremo un altro ospite a sorpresa e poi andremo un pochino anche a snocciolare tutte le domande. Ok. Ezio, io avrei una domanda sia per te che per Mauro, no? Ti avete parlato di questo vostro bellissimo rapporto, ma c'è stato mai, perché la pista, essere stato tanti anni in pilota mi insegna che ci possono essere dei momenti comunque dove si è un po' tesi. Non è come quando siamo davanti a 2 tagliatelle al Montana. E allora ti volevo chiedere, ricordate voi due, se è mai stato un episodio, un momento comunque dove di tensione, di adrenalina, dove vi siete incontrati durante un Gran Premio? Ma io ti devo dire la verità, adesso lo dico proprio senza piaggeria, mi ha sempre dato un certo tipo, diciamo, non era poi paura quella sua, ma so che nella professione, nell'esercizio delle sue funzioni, Mauro era perfetto, nel senso che proprio, diciamolo proprio fuori dai denti, non a caso lo chiamavano Furia. Quindi
dovevo stare molto attento anche ad approcciarmi nelle domande, nei momenti in cui si potevano fare, nelle situazioni in cui si trovava, perché ovviamente era di estrema attenzione. Una volta i box, rispetto ad oggi, era tutta un'altra cosa, perché praticamente il lavoro l'avete visto anche nelle fotografie, c'erano i meccanici che praticamente lavoravano sotto la scocca, i meccanici che si spostavano di qua di là con un grande pericolo, tra l'altro. Ma soprattutto, rispetto ad oggi, davvero, la tensione era altissima. Quindi sono sempre stato molto attento a non rompere le uova nel paniere nei momenti meno indicati, perché dava proprio l'idea che avremmo probabilmente fatto le scintille. Non è mai successo. C'è sempre stato un grande rispetto tra me e lui. Lui sapeva che fino a un certo punto io potevo, dovevo capire certe cose che lui tante volte non poteva dire. Ci bastava uno sguardo, ognuno rimaneva nel suo ambito, ma non ci siamo mai scontrati. Questo è molto bello e fa parte, secondo me, di quella signorilità, di quella eleganza che contraddistingueva la Formula 1 di quegli anni. Per esempio, un altro esempio, oltre a Mauro che è qui con noi, di grande eleganza, Ezio, tu me lo puoi confermare, Michele Alboreto, ma tanti dei nostri uomini, dei nostri cavalieri del rischio italiani rispecchiavano delle qualità veramente fuori dal comune anche da questo punto di vista, Ezio, dico bene? Sì, e poi si stabiliva quella sorta di simpatia che ti consentiva poi di arrivare anche a farti dire cose che difficilmente verrebbero dette, soprattutto adesso, però c'era questo mutuo regolamento morale fra i due, fra i piloti e fra il giornalista, dove se c'era ed era stata data la fiducia, effettivamente, anche se fosse mai scappato qualcosa, perché è ovvio che in quell'ambiente lì c'erano anche dei grandi segreti, bisognava stare attenti, o delle situazioni di tensione da un punto di vista contrattuale. Ecco, se dovesse essere mai stata in maniera eccessiva espressa una situazione, un pseudo mistero, e c'era il mutuo accordo che uno o l'altro in qualche maniera certe cose non venivano dette, e questo faceva la fiducia fra le due parti, ed era una cosa molto importante alla quale ci tenevamo molto. D'altronde, se tu non segui queste regole, se tu non hai questo codice comportamentale, vale per una volta, per il resto poi si chiude tutto, non ti parla più nessuno e nessuno ti dice poi quello che a te serve. Esatto, esatto. Ma chiedo a Mauro ed Ezio, perché secondo voi, con tutto rispetto, la Formula 1 attuale è così cambiata anche nei rapporti tra voi ingegneri e giornalisti che la raccontate? Non sento più quelle vibrazioni che ti facevate sentire voi in quegli anni. Ma vedi, il mondo è cambiato molto. E la gente con lui. Quindi anche i rapporti che c'erano allora erano dei rapporti di estrema professionalità. Io sapevo cosa doveva avere il giornalista, perché doveva vivere, fare gli articoli, informare la gente e qualche volta il commendatore direttamente. Quindi era un rapporto molto importante che c'era. E loro sapevano quali erano le nostre esigenze. Direi che sono stati dei rapporti di professionalità estrema, per cui io accettavo i giornalisti fin dove là li potevo accettare, e loro erano tanto intelligenti da capire che se delle volte io li mandavo fuori dalla macchina, fuori dal garage della macchina, era perché non potevo permettere che qualcosa venisse informato agli altri. Quindi loro sapevano questo. Devo dire che c'è sempre stato un rapporto di grande professionalità, e del resto devo dire che anche Enzo Ferrari sapeva questo, perché se non gli permettevo di arrivare a sapere certe cose io, gliele diceva lui, quando dopo le prove o dopo la corsa c'erano le telefonate di tutti i giornalisti a Enzo Ferrari, e lui gli chiariva un po' le cose, magari anche di più di quello che avrebbe dovuto chiarire, perché spesso ha detto delle cose che non esistevano.
però lui lo doveva fare, doveva farli contenti. E infatti lui ha sempre avuto un rapporto con i giornalisti incredibile, perché loro sapevano che parlando con lui avrebbero tirato fuori quello che volevano, molto meno da me, io non mi potevo permettere di parlare, dovevo solo dare qualcosa e poi dire basta, basta, sono qui, ci vado di mezzo, gli dicevo, loro capivano che mi avrebbero tagliato la testa al rientro in pista. Vabbè, questa è stata la vita di allora. E il commentatore, sì, commentatore, tra l'altro il commentatore, pochi lo sanno, faceva un appuntamento con la stampa una volta all'anno e arrivava in questa sala stampa di Maranello con un pacco di giornali tutti segnati, e allora man mano diceva: allora allievi, lei il 16 maggio ha detto che io avrei fatto una scelta sbagliata nel prendere Villeneuve, cosa vogliamo dire su questa cosa qui? E così correggeva tutti quanti. Io a un certo punto scusi Ferrari, posso fare una domanda? Allora lui faceva finta di non vedere, figurarsi se non ci vedeva. Allora si piega un po' verso Bosi, fa ma chi è Lule? Dice Zerniani. Ah, Zerniani, siccome era stufo e voleva chiudere il tutto perché era già stanco. Senta Zerniani, non mi faccia le domande, perché dopo io lo so che lei mi fa arrabbiare, e siccome io sono l'unico che guarda la sua trasmissione, siccome allora la mia trasmissione Rosso 27 andava in onda alle 1 di notte, allora non c'erano gli orari come adesso, no? Se io non la guardo più, il suo audience va a zero, quindi chiuda il discorso, eviti le domande cretine e ci vediamo la prossima volta. Voglio dire una cosa, posso, Ezio? Sì. Io e te abbiamo parlato, Thomas anche, tutti quanti, però sapete quali sono le domande e le considerazioni più frequenti di chi ci sta ascoltando, degli ascoltatori? Sono tutti rivolti a Veronique. Con dei volti come abbiamo noi. Sì, noi ci illudiamo che le domande siano per noi. No, sono tutte per voi, guarda, per me ci sono quanti messaggi, li ha mandati in onda tutti e tre. E tu hai contato anche quelli che ti hanno chiesto il numero di telefono. Ezio, non so quanto tempo potrai rimanere qui con noi, però ci sono tanti messaggi che tutti chiedono un aneddoto o qualcosa di carino o un tuo ricordo sia di su Senna che su Villeneuve. Beh, su Villeneuve me ne viene in mente uno, eravamo al Sestriere, allora si faceva le vacanze invernali tutti insieme, i giornalisti, e in quel caso non era più come era successo con la vacanza invernale della Marlboro che organizzava a Madonna di Campiglia. Qui era proprio la Fiat che organizzava il Sestriere, che poi il Sestriere era praticamente della Fiat. E a un certo punto era arrivato Villeneuve con l'elicottero. Allora io che facevo i filmati, ero lì con l'operatore, facevamo i filmati, avevamo bisogno di andare a Torino perché allora bisognava avere, non è come adesso, ci sono i satelliti, eccetera, bisogna andare alla sede RAI e metterli, dopo aver diciamo, montato i servizi, per trasmetterli da Roma. Insomma. A un certo punto ho detto, oh, che bella idea, dico, facciamo così, Gilles, ma mi dai un passaggio se devi andare magari, non so, a Torino? Sì, sì, oggi lo faccio volentieri, ci andiamo. Guardo un po', apro lo sportello e sui sedili dell'elicottero vedo tutto un sacco di guide stradali, guide della Michelin. Ma com'è tutta sta roba? Ah, dice, sai, perché non è che ho finito ancora il corso dell'elicottero. E allora insomma, quei tragitti sono un po' messo male, e cosa fai? Li segui come fosse autostrade e strade, e vado fino a Torino seguendo la strada da sopra. Quindi gli ho detto, guarda, ci ho ripensato, non devo andare da nessuna parte, perché guarda, mi è venuto in mente un altro impegno. No, dai, dice, andiamo. No, lascia stare così. Ho detto. Mi è venuto male il pensiero. Pensate che è. Pensate.
Sono dei ricordi meravigliosi. Io, Ezio, siccome ti hanno rivolto domande anche, diciamo, a te dirette, i tuoi ricordi, allora qui sei di fronte a centinaia di testimoni e vorrei rinnovarti l'invito a fare un dedicato a Ezio Zermiani. Questa sera è dedicata a Furia, all'ingegner Forghieri, ma mi piacerebbe fare una serata interamente a te dedicata, solo con tue foto e tuoi video. E se possiamo avere questo piacere, Ezio, sarebbe per me bellissimo. Tra l'altro anche dei video che mi ritraggono da te intervistato quando correvo in Formula 3000, tipo a Monza con la pole position, eravamo sotto 40 gradi sotto una tenda con la porta. Io avevo più capelli. Bravo, ok, ci mettiamo d'accordo. Grazie Ezio. Nel frattempo volevo chiedere a Mauro proprio questa cosa, visto che l'ho menzionato. Mauro, vuoi raccontarci come è nato il tuo soprannome Furia? Oh Gesù, andiamo in montagna. Io sono stato un giocatore di pallacanestro, quasi professionista. Io non me lo sono potuto permettere perché all'università non mi potevo permettere di giocare, di giro, eccetera. Quindi giocavo pallacanestro e mi chiamavano Sformetti, perché siccome ero il playmaker della squadra, credevo, come poi ho sempre creduto nella mia vita, che la gente a un mio comando reagisce in un modo immediato, cioè quindi le azioni che venivano fatte lì dovevano essere create immediatamente al mio comando, cosa che non avveniva, come potete pensare. E allora io mi incavolavo come una bestia, mi hanno chiamato Sformetti. Sformetti, che perdevo la forma, diventavo una bestia. Quando sono andato in Ferrari, ecco, la cosa è diventata molto più importante, perché non so se voi vi rendete conto cosa voleva dire comandare i migliori meccanici che c'erano nel campo della Formula 1, che erano i meccanici Ferrari. Oppure comandare dei signori piloti, campioni del mondo, dove io non ero nient'altro che un modesto individuo che veniva da Magreta, modenese, e quindi non ero proprio uno che si poteva attaccare dei premi particolari. E quindi avere a che fare con dei piloti come Jody Scheckter, per dire quello più buono e più educato, in senso assoluto, non era facile. Dovevi sempre farlo con una grinta e una voglia di litigare paurosa, per cui è per quello che mi hanno chiamato Furia, perché poi sapevano che mi avevano già chiamato Sformetti, quindi hanno tradotto in un modo moderno la parola Sformetti in Furia. Io l'ho molto apprezzata di più, perché voi sapete, Furia, Sformetti è un uomo contadino così, invece Furia... Tra l'altro abbiamo a proposito di questa, questo nome, il nostro amico Matitazza, che salutiamo, se è online, questa vignetta che ti ha dedicato il mitico Serra, Furia Cavallino del Guerra. Guarda che Matitazza è stata una persona che ha saputo introdurre nelle corse, perché non c'ero solo io a essere disegnato come faceva, tutti disegnava, tutti quanti, e anche Zermiani, tutto il tuo spirito, eh? Anche, scusa, disegnava anche Zermiani, disegnava, esatto. E lui è stato, io dico, ha sempre saputo introdurre anche nei momenti più difficili il suo buon umore, perché tu ti vedevi disegnato da lui e dicevi: ma Cristo, sono così, appaio così alla gente. Effettivamente era vero. Lui sapeva prendere gli aspetti più ridicoli e più divertenti di ogni personalità. È stato un grande professionista. Grazie. Lo è tuttora, tuttora stiamo ricevendo niente, e quindi non abbiamo allungato la vita, diciamo, da un certo punto di vista, ma devo dire anche come te, Mauro, come essi, un grande signore, una persona molto umile, molto educato, sempre in punta di piedi, ma un grande talento anche lui. E quindi salutiamo col cuore il nostro Matitaccia, che è intervenuto nella prima puntata di Bar Motorsport. È stata un'icona per noi.
ha fatto delle cose splendide per noi, perché ci ha sempre disegnato, però mettendoci un che di suo, o un po' di sorriso, per cui anche quelle immagini poco decorose a volte che faceva di noi erano accettate con grande spirito e con grande gioia. Devo dire che è stato eccezionale. Posso salutarlo? Certo! A salut, Mingon! Ezio, qua mi chiedono se hai ancora il cappellino che ti regalò Senna il 27 maggio del 94. Sì, ce l'ho ancora. Sì, ce l'ho ancora. Ce l'hai ancora? Sì. Ce l'ho lì dietro proprio, guarda. E poi dicono anche, bellissima l'intervista ad Alboreto da Maranella Bologna, in F40. È vero. È vero. Bisogna farvela raccontare. Poi, vediamo il cappellino, che spettacolo. Questo qui era il cappellino che venerdì prima della tragedia lui mi aveva dato, perché gli avevo chiesto qualcosa per una serata di beneficenza, detto, non c'ho niente qui così. Ed era una cosa stranissima, perché lui i cappellini tutti i piloti ce li davano per noi, e dovevamo smaltire in qualche maniera, regalare a tutti quelli che erano gli amici nostri a casa, eccetera. Quindi c'era addirittura tutta una serie di situazioni nelle quali l'azienda, il team, forniva ai giornalisti una serie di cappellini. Questo per dirvi che non era prezioso, nel senso che lo si poteva avere in qualsiasi momento. Ebbene, la sera fu messo all'asta e io, per la prima volta nella mia vita, continuai a battere all'asta i vari concorrenti fino ad aggiudicarmelo con sostanzioso contributo, e non mi sono mai spiegato perché mi fossi intestardito a volerlo a tutti i costi. E quello lì è stata l'ultima volta che quel cappellino era stato indossato il venerdì pomeriggio da Ayrton Senna ai paddock. Le pelle d'oc anche a me, commozione. In tanti ci chiedevano un ricordo da parte di Ezio su Senna, e spero che ne potremo parlare con Ezio più approfonditamente quando lo ritroveremo con noi. Ci chiedono anche per Mauro un ricordo su Gilles Villeneuve. Più di uno ci hanno richiesto in tantissimi un tuo ricordo su Gilles. Mauro, ci senti? Ma lo stai chiedendo adesso? Sì, chiedevo. Molti nostri tifosi ci chiedono di parte tua un ricordo su Gilles. Tra l'altro oggi è il 27 aprile, non a caso abbiamo scelto questa giornata insieme al 12, è uno dei numeri con cui Gilles ha portato in pista le tue macchine. Sì, la domanda era per Mauro, perché io avevo già detto quel particolare. Mauro. Allora, le domande... Mauro, per te la domanda, un pensiero su Gilles. Sì, va bene, ma però mi sembrava fosse rivolta a Ezio. Ah, Ezio. Non c'è problema. Avevo già svolto il compito. Allora, Gilles era una forza della natura. Cioè lui guidava in un modo estremamente fisico. Cioè lui diventava parte della macchina. Non pensava ad altro, per lui esisteva la corsa e solo quella in cui stava. È per quello che gli ho spesso detto che Gilles, nonostante le sue qualità, non sarebbe mai potuto diventare un campione del mondo. Perché per diventare campione del mondo bisogna racimolare tutto quello che si può e pensare al campionato. Per lui esisteva la corsa, quella in cui lui stava correndo. E quindi se lui durante la gara creava una situazione per cui i punti non sarebbero mai stati quelli della vittoria, ma neanche quelli del secondo e terzo, per lui quella corsa non esisteva. Non so se mi spiego. Era un uomo per il tutto o niente. E la cosa che ricordo più volentieri è quella che mi ricordo che arrivò un motore particolare da Modena, speciale. Ferrari mi fece almeno 6 telefonate
parla con lui e digli che te l'ho detto io, che io sono interessato solo a sapere da lui come va il motore. Arriva questo motore al pomeriggio, sabato, la sera, io gli monto il motore, questo dice, ma tu sei matto, ma hai montato il motore che non abbiamo provato? Sì, ma dico, guarda, Ferrari mi ha detto che tu devi essere contento di usare questo motore e lui ti vuole parlare, anzi, domani mattina, un'ora, abbiamo un appuntamento e lui ti dirà perché. Ti dirà che non è interessato alla corsa, ma è solamente interessato alla tua opinione sul motore. Quindi mi raccomando, tu la sapere la vittoria della corsa, cosa che non sarebbe stata possibile secondo me, però devi dire che comunque mi chiama sulla linea di partenza Ferrari, io sono dovuto correre su dove c'erano i cronometristi alla giuria, parlare perché non c'erano i telefonini. E lui dice, Gled, ce l'hai detto quello che ti ho detto io? Sì, con un cuore che ho detto in italiano e in francese. Torno a dire, voglio tornare a dire, vai sulla linea di partenza. Gled, no, diglielo di nuovo. Corro là e gli dico, allora, il mappellello che si fa, il mappellello che in francese un pochino migliore di quello che sto dicendo adesso. E lui mi ha guardato, ma come cazzo, tu mi da dire la mancese di qua, già qui. Ci devo fare la corsa, 1, 2, 3, pronti via, era quarto, è passato in prima fila e poi è sparito nella curva in fondo attraverso il tabellone della curva. Insomma, ha gestito. Voleva che lui facesse la corsa e gli dicesse come era il motore. Non è tornato più al box, era andato dentro il suo motorone e non aveva più coraggio di venire da me perché è quello che mi avrebbe detto Ferrari. Lui non lo voleva sentire. Ma era tipico, non so, molti di voi, soprattutto Esther di sicuro, ma anche Thomas, credo, quella volta più simpatica che lui uscì di strada distruggendo il portiere della macchina. Ma non solo distruggendo, ma mancava anche il pezzo, mezzo cambio. Arriva al box, ha fatto un lavoro riparato, più subito. Gli ho detto, un attimo, forse non ci riusciamo per la corsa. Forse per la prossima mancava tutta la parte posteriore della macchina, ma lui l'ha fatto così. Ecco perché gli ho detto che non sarebbe mai potuto diventare un campione. Mauro, quella volta sei poi andato tu dal Dreco o c'è andato lui a raccontare com'è andata la gara, il Gran Premio? Non si andavano mai da Ferrari, ero sempre io che quindi sei andato tu a raccontare le cose. E ti dirò una cosa, siccome io cercavo sempre di addolcire le cose, sia quelle che riguardavano i miei errori che gli errori dei piloti, molti hanno sempre pensato che raccontassi solo delle cose. E questo mi ha fatto anche piacere, così quando raccontavo qualcosa ero sicuro che non veniva mai preso per niente. Quindi sopravvivevo a qualsiasi situazione. Ci ho vissuto di questo, perché essere vicino a Ferrari non era così semplice. Vi posso dire che tutto doveva essere, come si può dire, adeguato a lui, i giornalisti, i piloti, i meccanici, i tecnici come me, tutto doveva essere, quando veniva raccontato e illustrato a Enzo Ferrari, adeguato alla sua personalità. E questa era una cosa che avevamo capito in molto, Ezio sicuramente, ma credo anche che Thomas ne sappia qualcosa. Va bene. Speriamo, abbiamo vissuto delle belle cose, sai. Io ho dei ricordi, per esempio, con essi, di ambiente, perché non erano solo le corse, era tutto il resto che c'era intorno. Eravamo diversi da quelli che sono oggi i personaggi che vediamo, ma non era merito nostro, era dovuto al periodo, il periodo in cui si facevano sacrifici, non solo noi, anche i giornalisti, tutti quanti. Perché ti dico, seguire le corse sia per i viaggi che si dovevano fare, sia per quello che si doveva imparare, non era una cosa molto semplice. Erano veri sacrifici e bisognava amare la vettura di corsa di Formula 1 Sport per poter essere parte integrante di quel periodo. E noi tre, noi due, ma no, Thomas era troppo giovane. Sì, noi l'abbiamo vissuto davvero. Sì. Io penso anche di averne goduto moltissimo, nonostante sia sempre stato dalla parte di quelli che prendevano sempre sotto, perché
qualche volta vincevamo, ma qualche volta perdevamo la palla. E quando prendevamo la palla, non ti dico come doveva essere difficile parlare, spiegare e dare delle motivazioni perché avevamo preso la palla. Andava come si poteva. Per quello che dicevano che quando mi vedevano telefonare, perché andavo a telefonare a un telefono classico, non c'era un telefono. Già. Mi vedevano tutti. Io quando lui mi rispondeva che non avevamo vinto, ovviamente scostavo il telefono dall'orecchio e tutti vedevano cosa succedeva e si immaginavano la mia situazione. Meggi, un ragazzo che può da ridere, tradotto, bambini c'è poco da ridere. Io avevo le urla, allontanavo del... comunque scusami, sono stati bei tempi, sai. Anche a sì. Ineguagliabili, è vero, è vero, è verissimo. E sì, anche oggi quando parlo con dei tecnici giovani e anche non solo poi, ci invidiano quel periodo, perché è stato un periodo dove si sono creati delle storie veramente affascinanti. Non possiamo raccontare, ma una sera magari con esso, intorno a un tavolo con dell'ottimo vino o champagne, possiamo... Adesso ricordati, sei molto bravo a trovare il ristorante. Possiamo andare all'Europa 92 a Modena, che siamo, giochiamo in casa all'Europa 92. Dirò che anche a casa sua lui riesce a pescare i ristoranti. Non scordatevelo. No, guarda, Veronica, scusa, ma per noi, al di là delle corse che erano interessanti, i piloti, tutti i giornalisti, l'aspetto che ci affascinava di più era la vita collaterale che faceva. Sì. Cene, i pasti a mezzogiorno, cioè in mezzo alle corse, alle prove del venerdì e del sabato e della corsa, c'era sempre tutto l'invitazione di quale ristorante che veniva scelto di volta in volta da qualcuno di noi. E posso dirti una cosa, io ero molto fortunato perché avevo con me un certo Ritten che era della Como, che aveva girato tutta l'Europa come rally e quindi sapeva tutti i ristoranti d'Europa validi con il nome della cuoca e dello chef. E lui mi aveva passato fotocopie di questa, quindi noi eravamo delle persone sicure. Tant'è vero, racconto una cosa molto bella, Ferrari non capiva perché delle volte noi andando in un posto dove sarebbero in macchina, allora si girava 3 ore, ce ne mettevamo 6. Perché noi dovevamo pensare il nostro ristorante la dovere. Esatto. Lui aveva capito che non erano dei motivi di difficoltà di viaggio, erano desideri di ristorante che noi sapevamo. Quindi i meccanici stessi impararono questo e ci copiavano completamente. Nessuno di noi diceva nulla, però io penso che Ferrari l'avesse capito. Ce lo permetteva, meno male. Tra l'altro, a proposito di convivialità, una volta non c'era questa cosa dei motorhome, delle hospitality per i team, per i giornalisti, ma tutto nacque, credo, da una tua idea, perché una volta raccontasti che ognuno si prendeva il proprio panino, in realtà poi le cose sono cambiate da una tua idea e mi sembra... a Brasec, non mi ricordo se fosse di Vigo. Sei sì. Informata bene. Lo puoi raccontare, perché è carina questa cosa. Non era tutto allora, così scontato come adesso. Ti posso dire una cosa, che noi pian piano eravamo arrivati a fare da mangiare in pista con dei metodi molto contadineschi, perché avevamo comprato un grosso contenitore di alluminio dove facevamo la pasta del pomodoro e della salsiccia, eccetera. Tant'è vero che spesso mangiava con noi anche la Lotus e anche gli altri, venivano a chiedere un piatto, due, noi lo davamo, i limiti del possibile. E Ferrari non lo sapeva questo. Però vide che da un certo momento in poi presentavamo dei conti estremamente ridotti rispetto a quelli che presentavano.
non andavamo al ristorante la sera, eccetera, eccetera. Quindi, le differenze di costo su quelle che erano le nostre spese. Allora e facevate da mangiare davanti a tutta la gente abbranzata, sì, io come ancora non potevamo mica nasconderci, ma avreste dovuto parlarne, si vergognava di noi. Allora lui decide di permetterci che ci facessimo vedere e ci autorizza a noleggiare una roulotte. Pista per pista noi avevamo cominciato, arrivavamo, ci veniva data una roulotte dove potevamo fare la mangiare. Col piatto in mano a mangiare nessuno ci vedeva, e dentro la roulotte non c'era. Solamente che la roulotte in 4 corsi, 5 corsi prese fuoco, non so. Ed è stato lì che siamo riusciti, come dicevi tu, ad avere i motoroni. Da lì in poi siamo riusciti pian piano a passare il camion, trasformando il camion in una specie di cucina, al che lui non poteva sopportare. Durante l'inverno, vinto parecchio, ci permise di avere una specie di proprio una motoroni, come mi raccomando, che inizialmente fu un pezzo del camion, ma poi dopo, col passare del tempo, siccome eravamo diventati praticamente il ristorante di tutti i giornalisti, di tutti i piloti, di tutte le persone importanti, Ferrari ci permise di mettere insieme una specie di pullman che era anche il ristorante. Mauro, questo qui poi concluse con la nuova carriera di pasticcino, ti ricordi? Di tu la cosa. Allora, pasticcino era un meccanico standard di quelli proprio, però era diventato un po' il nostro uomo del cibo, perché dentro al camion tagliava il prosciutto. È ovvio che è stato un passo molto semplice quando siamo riusciti ad avere il motorhome con la cucina, di farlo diventare il nostro cuoco. Ed è diventato un grande. Loro lo sanno, penso anche Veronique ne abbia sentito parlare. Sì. Il ristorante di pasticcino. Sì, non ci sono mai stata, però provvederò, visto che da Bologna ci metto poco a arrivare a Modena. Ma vale la pena. Sì. Però preannunciati, cioè, digli che stai per arrivare, perché lui ti possiamo dire che ti mandi tu, Mauro? Possiamo dire. Avvertitemi, Thomas, quando andate, vediamo di andarci tutti, anche perché ci accolgo un abbraccio aperto, va bene? Mauro, ti chiedo una cosa, dove hai il microfono che si sente un po' male negli ultimi 10 minuti? Sentiamo gracchiare, sfregare. Ti sei mosso troppo. Ce l'avrò da una qualche parte addosso. Adesso però ti si sente meglio. Infatti, ti si sentiva meglio. Io vorrei dire questo, perché poi lasciamo congedare Ezio e lo ringraziamo veramente di tutto cuore per essere con tanto entusiasmo intervenuto in questa sorpresa di Bar Motorsport, in attesa di fare una serata dedicata interamente ad Ezio Zermiani, che lo merita. Come ho detto, è un orgoglio nazionale il nostro Ezio, e io vorrei, Ezio, che lasciarti qualche minuto per scambiare ancora due parole tra te e Mauro, e poi appunto lasciarti andare a riposare, ringraziandoti veramente della tua presenza. Ma io sono curioso, sì, di una cosa. Dov'è, prego, il microfono? Si è mangiato il microfono. Vuole Ezio, deve venire Ezio a casa tua col microfono. Meno male. Si è mangiato il microfono. Si è mangiato. No, volevo aggiungere che in effetti loro hanno avuto questo tipo di sviluppo gastronomico che ha fatto poi il successo di pasticcino, mentre per noi giornalisti il cambiare ogni volta al ristorante alla sera era dovuto al fatto che ognuno di noi in qualche modo andava a cena con un pilota e ovviamente si cambiava ogni volta. Quando la mattina dopo qualcuno veniva a saperlo, cominciava le gelosie. Cosa ti ha detto? Ma allora vedi, se le tieni per lui, adesso io non ti racconto più niente, allora devi dire no, la prossima sera, la prossima cena, andiamo dall'altra parte io e te.
Ed è lì, pensate un po' che differenza di atteggiamento e soprattutto di feeling che si poteva creare, quando oggi una roba del genere è impensabile. È impensabile che un giornalista vada a cena con un pilota raccontandosi tutte le cose che si possono raccontare. Oggi tutto finisce quando dietro a delle transenne una domanda vale per tutti, con un microfono solo, e quello è il tutto. Non farei più io un mestiere così massificato, senza poter in qualche maniera vedere le reazioni dell'interlocutore, farlo arrabbiare, farlo ridere, starci insieme, raccontarsi le cose, arrivare anche nell'intimità di quelle che sono i vari scambi di opinioni. Quindi questo era il sale di quel mestiere lì, capite? Bello, c'era il lato umano, invece adesso rimane solo praticamente il lavoro e basta. Molti commenti, Veronica, ti parlano di quando i meccanici, tra l'altro Bellentani, che io ho conosciuto nei kart, mangiavano direttamente sul telaio delle monoposto progettate da Mauro. Vero, Mauro? Erano più comodi, scusami, cosa avrebbero dovuto fare? Eravamo in piccoli box che normalmente erano in pista, e la parte migliore dove si poteva mangiare erano le fiancate del telaio spogliato, denudato della carrozzeria, e ci sono fotografie dove si vedono tagliatelle eccetera, però veniva utilizzata in un modo perfetto, e la macchina era sempre per, non veniva lubrificata col sugo delle tagliatelle, no, asciugata. Eravamo tranquilli che quando si andava in pista non sapevamo della pasta di Modena. No, diciamo, era un comizio tutto emiliano, comunque, di cui il mondo ti invidia, oltre che i motori, le donne e la buona cucina. Esatto. Sai, cioè, voglio dirti una cosa, che pur se Ezio è quello che ne sa di più di tutti, di storie particolari e a volte non sempre raccontabili tutte, riguardo alla Formula 1 di allora, ce ne sono state migliaia. Per i personaggi che erano della Formula 1, perché era tutto un altro mondo. Se vuoi, ti voglio dire, meno al di fuori delle gare e delle macchine, era molto meno professionale. Ci gozzigliavamo come dei pazzi alla fine delle prove. Scusate, forse per reazione a quelli che erano i momenti duri delle corse, delle prove, eccetera. Quindi ci siamo divertiti, abbiamo riso insieme, mangiato troppo, bevuto molto, però posso dirti che tutti noi eravamo coscienti di stare vivendo una vita irripetibile, come in effetti è stato. Sì. Bellissime parole, Mauro, da pelle d'oca quello che dici, nella loro profondità e naturalezza al tempo stesso. Mauro, bevevate Lambrusco, è vero questo, o anche Sangiovese? Da noi c'era sempre Lambrusco. Lambrusco. Se qualcuno voleva, avevamo dei vini anche molto nobili da offrire quando c'erano delle personalità che magari avrebbero guardato il Lambrusco con un occhio un po' così stupidamente, perché noi loro non lo sapevano. Ma il Lambrusco, signori, adesso faccio un po' di pubblicità, ma non ricevo premi e niente. Il Lambrusco, se lo sapete scegliere nella cantina giusta, è un grande vino. Io avevo con noi sempre delle persone molto francesi, devo dire, esperte di vino. E quando gli parlavo del Lambrusco, mi guardavo, se lo sto facendo. Detto, la prossima volta vi porto il Lambrusco che abbiamo. E mi feci dare da una cantina che conoscevo molto bene il migliore del loro Lambrusco. Ovviamente era un Lambrusco che già aveva un costo che per noi non era scusabile. Capisci, perché bevevamo 4 euro la bottiglia, insomma, proprio esagerava. Gli ho portato quel Lambrusco e mi hanno dovuto dare ragione. Erano dei francesi che hanno bevuto il Lambrusco dicendo che era un vino da rispettare. Meno male, noi non lo rispettavamo perché le bottiglie le facevano fuori in fretta, quindi non c'era rispetto da parte nostra. Però il Lambrusco è stato per noi uno dei motivi di orgoglio della squadra. I francesi avevano dei vini
con dei nomi che non vi sto a dire perché sennò vi spaventate, noi offrivamo il Lambrusco. E Lambrusco ha avuto successo anche perché così potevamo essere generosi, non era solo una famiglia, ma erano cinque, ed erano dei buoni Lambruschi. Ragazzi, il Lambrusco è buono. È buono. Ricordate. Esatto. Non si sbaglia. Prego, perché in tanti chiedono anche un piccolo pensiero, un aneddoto su Piqué, Ezio, da parte tua. E no, dobbiamo fare una puntata a parte, perché esatto, quello che diceva Mauro per quanto riguarda l'extra corse, c'è da qui 2 anni e mezzo, e ricevere anche chissà quante denunce a posteriori. No, beh, cioè, vi dico questo, ultimamente era stato in Italia, anni fa, perché a Piacenza doveva comprare un elicottero e è sempre lì che fa cose strane. E a un certo punto, per un caso strano, io sono passato da un casello autostradale e l'addetto mi fa: guarda che è passato di qui la settimana scorsa, perché, dice, e allora... E dice sempre uguale, pensi che a un certo punto l'ho salutato e dice poi è stato qui e insomma non l'ho visto tanto contento. Allora, per caso poi gli telefono e dico: senti Nelson, ma sei stato in Italia, sei passato e cosa è successo al casello autostradale? Ah, dice, siete proprio strani voi italiani. Allora sono lì e dice: ero stato da poco messo in piedi perché mi ero rovinato, se vi ricordate, c'era stato un incidente a Indianapolis e tutte sarà a braso tutto il fondo dei piedi. E a un certo punto dice: pensavo che mi chiedesse di come stavo, di se camminavo ancora bene. E invece così mi fa, mi dà il biglietto e poi mi fa: senta, ma quando è che torna e fa tutte quelle cazzate che faceva con Zarniani? Ha detto: siete proprio un popolo strano. Tra l'altro ci segnalano, perché noi ricordiamo non lo possiamo vedere, ringraziamo Maria Grazia, ci segnalano la presenza di Emanuele Pirro, tra l'altro spero presto venga in trasmissione perché ce lo chiedono, è un grande. Prego Mauro. Ma Emanuele non è con noi? No. Non è collegato questa sera, ma ci sta guardando Emanuele Pirro. È ancora fra noi. No. Sì, esatto. Ci sta guardando. Ciao Emanuele. Ezio, io chiuderei, diciamo, la tua presenza, perché poi veramente vorrei fare una serata come ti meriti, ricca di tuoi video, tuoi aneddoti. Ti chiedono di raccontarci quella del vestito fuori misura. Sto già ridendo. Allora, io parecchie volte andavo sulla griglia di partenza, non con la maglietta così, proprio con un vestito normale, cravatta, camicia bianca, apposta così per farmi un po' notare, no? E allora, soprattutto quando c'era lui, perché gli dicevo sempre: sei un barbone, sei pieno tutto di macchie, di olio, compagnia bella, devi capire che bisogna insomma essere un po' stileno, e che quindi continuavamo a prenderci in giro, compagnia bella. Un giorno arriviamo proprio dal primo del Brasile e io avevo un vestito che allora si usava, no? Sei di questi molto ampi, no? Con questi pantaloni larghi, giacche anche destrutturate, no? Però io avevo un mio amico che faceva lo stilista, quindi mi forniva sempre di questi tipi di vestiti. A un certo punto io ero convinto di essere elegantissimo, certo, questa è l'ultima moda, e lui dentro la macchina, voi pensate un po', stava per partire da un gran premio, non è che ma proprio pochi secondi, ma a un certo punto tira fuori la mano, tira via il guanto, prende l'ombra, praticamente la parte finale del pantalone, lo tira, e quindi è molto largo, molto, molto ampio, la falda finale, e poi la molla, mi fa: ma un defunto sta mai scenario di te? Praticamente
si riferiva a un rito che in Brasile usano quando mettono e fanno il funerale, mettono il morto vestito perfetto, poi però recuperano tutto il vestito e il morto rimane nudo e viene chiusa la tomba. Cos'era successo? Lui aveva detto testuale: allora il morto era molto più grande di te, il morto è molto grande di te. Avevi riutilizzato il vestito. Sì. Bellissima anche questo aneddoto, caro Ezio. Nel frattempo vi segnalo che abbiamo provvisoriamente perso il collegamento con l'ingegner Forghieri. Dovevo andare io e invece è andato via lui, com'è stato? è così, caro Ezio, ma prego magari la mia super assistente Sara, che è in linea, di provare. Le avevo lasciato in forma precauzionale il cellulare dell'ingegner Forghieri prima di entrare in diretta, perché mi immaginavo ci potesse essere un imprevisto, e quindi la prego di cercare di stabilire e di ristabilire un contatto con l'ingegnere. E tra l'altro, amici, mi dispiace, vi devo dire, io, chi mi conosce sa che sono molto preciso, mi piace fare le cose bene, qualità audio, video e tutto, ma questo momento, mi comprendete, purtroppo di quarantena non ci permette di raggiungere i nostri ospiti direttamente a casa loro per darvi il miglior collegamento possibile. Non appena, e speriamo presto, usciremo da questo momento particolare, mi rivolgo anche a te Ezio per un tuo parere, da questo momento particolare che il nostro paese sta attraversando, forse il momento più difficile dopo la seconda guerra mondiale, non appena usciremo da questo momento vi prometto che faremo dei collegamenti migliori sia nell'audio che nel video, come è giusto che sia. Comunque mi pare già un risultato apprezzabile questo, Grazie Ezio, detto da te mi lusinga moltissimo, caro Ezio, veramente, detto da te che sei stato per me sempre un maestro e un esempio, sia di uomo che di professionista. Ho sempre, tu lo sai, possiamo, in questo momento che manca provvisoriamente l'ingegner Forghieri, ti ho sempre rincorso, a differenza dei piloti di Formula 1 che rincorrevi tu per le interviste, se ti ricordi ero sempre io che ti tiravo dal gabbanino, Ezio per favore fammi un'intervista, Ezio qui, Ezio là. Chi erano i piloti più disponibili? No, anche considerando che comunque una volta lo erano in generale di più, quindi c'era anche un rapporto diretto, come sì, erano di più, però attenta, erano di più da un punto di vista, sì, forse della carta stampata era più semplice occultare alcune situazioni, cercare di tenere segrete altre, ma il discorso della TV, l'immediatezza, non puoi breffare, per cui ovviamente era molto difficile riuscire a entrare nei loro grazie, perché o si fidavano oppure tu non riuscivi. E mi ricordano sempre quando a un certo punto ci fu un articolo del Corriere della Sera, 9 colonne, in cui il titolo diceva proprio: Zamiani interrompe la concentrazione dei piloti, uno sport dove si può morire. Allora Piquet disse: guarda, adesso rispondo io, tu scrivi, io ti dico i concetti. E la risposta fu questa, fu bellissima, mi ricordo, perché tanto perché tutti pensano che Piquet fosse un giocherellone, un pagliaccio, un clown, invece era molto profondo lui. E disse: io vi suggerisco di mettervi nei panni di un pilota che a pochi secondi prima del via comincia a pensare se il meccanico ha stretto bene col bullone, se la frizione, perché allora c'era la frizione col piede, se la frizione stacca. E se la frizione non stacca, il primo forse dietro di me mi evita, il secondo anche, ma il terzo mi becca dritto. E a quel punto non era così facile, perché a quel punto il pericolo maggiore era il fuoco. Quindi lì sulla pista c'era una ventina di bombe di benzina intorno a te, e tu dici, sei lì tutto chiuso con tutte le cinture per cui non ti puoi muovere e le pensi tutte, ma secondo voi non è preferibile che io parli con uno col quale mi fido e che so che non mi farà una domanda stupida tipo
tipo qualsiasi cosa di intimo piuttosto che di pericoloso, piuttosto che di scortese, piuttosto che sulla denuncia dei redditi, ma da uno con cui mi tiro e addirittura ci scherzo sopra per eliminare questa tensione. Questo è il pericolo della morte, disse, una cosa, una bellezza. E tu hai sempre dato, secondo me, tanta fiducia ai piloti, uno tra questi anche Lauda, no? Che aveva... Ma eravamo molto amici. A parte il fatto che appunto anche lì ci sono dei ricordi bellissimi con Lauda, perché Lauda quando se ne andò dalla Ferrari, la stampa ovviamente cominciò a scatenarsi contro Lauda, al punto che Lauda a un certo momento disse, vabbè, io non parlo più con i giornalisti italiani. E ci fu proprio un periodo in cui per mesi non parlo più. A un certo punto io, siccome seguivo anche le moto allora, pensate un po' che era il periodo in cui c'era il papà di Valentino Rossi che correva, Graziano. E a un certo punto eravamo proprio a Salisburgo, dove lui ha la villa, proprio ai margini della pista. Allora mi sembra che vado a trovarlo, eravamo molto amici. Lui aveva interessi anche a Bolzano, fino a poco tempo fa, con un grande costruttore austriaco. E a un certo punto... dai lì lui si era fatto male con un trattorino, perché tagliava l'erba con un trattorino, era caduto e si era spaccato una gamba. E allora parlammo più del meno, parlammo delle varie cose. A un certo punto dice, senti, ma perché non facciamo un'intervista? Sì, dice. Dico, guarda, però facciamo un'intervista sulla Formula 1. E lui, intelligentissimo, si fermò un attimo, ci pensò e poi disse, va bene, facciamo. Fece l'intervista, fece un grande scalpore perché era mesi e mesi che non parlava con la stampa italiana. E ancora il Corriere disse, Lauda non è di parola perché ha rilasciato un'intervista al giornalista italiano. Pensate lui, scrisse lui al Corriere dicendo, vi sbagliate di grosso perché Zaniani non è un giornalista italiano, è sul tirolese. Quelle scamotage, vedi? Se l'è cavata. Ma per dirti com'è, con che velocità aveva trovato la soluzione. Sì, esatto. La professionalità, Ezio, alla fine l'umanità tua e la tua professionalità ti ha sempre poi pagato nel rapporto con le persone. Quindi... Sì, in effetti ho bellissimi ricordi, perché poi c'era anche ogni tanto uno dei più tremendi perché scattava, era Fumino, ed era patrese, no? E la Susi, la moglie, allora, ovviamente quando ci fu una volta che proprio a Imola scese e perse per un attimo, e uscì di strada e ci fu l'applauso della folla, quello fu una cosa piuttosto brutta, a un certo punto eccolo qua. Allora, patrese... quando fece la domanda per come non mai è uscito di strada, dice, ma vaffanculo, disse testuale, no? E ci sta tutto, perché ovviamente in quei periodi lì, in quei momenti, tu fai una domanda perché sei costretto a farla ed è giusto farla, però è ovvio che un altro può avere la reazione che decide di avere. E la Susi pretese che la mattina dopo, alle 8, mi facesse... porgesse le sue scuse, perché altrimenti non avrebbe più parlato. Ero tutto imbarazzato, tra l'altro molto orgoglioso. Mi chiese scusa, ero il più imbarazzato di lui, però. Pensate un po', perché lei disse, tu non sai neanche cosa voglia dire fare quel mestiere, tu sei in macchina, guidi, vinci, perdi. Ma Zermiani è quello che quando tu ti fai male, o quando qualcuno dei nostri, perché eravamo insieme, le mogli erano tutte insieme, è quello che ci dà le notizie, quello che scavalca le reti, quello che si fa addirittura tira giù dai cani, perché ovviamente fanno il controllo di chi si muove in quelle piste, allora era così. I poliziotti erano tremendi, no? Io quando andavo sulla pista, la prima cosa che guardavo era il pezzo più breve per arrivare alla clinica mobile. E quando loro arrivavano e mi vedevano, ai medici che mi andavano via dicevano, lui può entrare. In modo che bastava una battuta al microfono, si mettevano tranquilli i parenti, i fans e gli amici. E quindi questo è sempre stato quello che loro hanno apprezzato più che loro, i loro familiari.
Rifaresti tutto quello che hai fatto? Sì. Guarda, non cambierei niente. Non cambierei niente. E anche se non sembra da fuori, ma fare 35 anni ogni volta, ogni anno, almeno una volta al giro del mondo, perché poi c'erano anche le prove, e le prove duravano anche magari 10 giorni, allora non era come le prove di oggi. Allora si andava, non so, a Caresta della Frontera piuttosto che da un'altra parte, a Barcellona, paesi caldi, primavera, i primi dell'inverno, le prove venivano fatte lì, per cui si viveva insieme parecchio tempo, no? E da quel punto di vista pensate un po' che alla fine, vi faccio un esempio, allora adesso per una diretta televisiva, ma guardate voi adesso qui in un attimo, computer, ci mettiamo d'accordo con 3 siti e location diverse, entriamo in 3 case diverse, parliamo, ma voi pensate che allora non c'erano i telefonini, allora per andare dalla pista alla televisione di Città del Messico c'erano 280 chilometri, ma vi rendete conto, in macchina, con le cassette in bocca, con delle situazioni che erano assurde proprio, per una fatica immane, e mancava sempre un minuto, sempre, arrivavi che dicevi ma non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio più, e dopo alla fine ci arrivavi, non è mai successo una volta che non sia andato in onda per lui. Sì, è fantastico, davvero, qui nel frattempo stanno arrivando anche tantissimi messaggi, anche di saluti ad Emanuele Pirro che è con noi e come dicevo prima che ospiteremo sicuramente una delle prossime puntate dedicato a di Bar Motorsport. Noi cerchiamo di ristabilire il contatto con l'ingegner Forghieri, nel frattempo non sappiamo se ci riusciremo, ma ce la mettiamo tutta. Senti, allora, allungo il brodo io, così magari nel frattempo trova il microfono dove l'ha messo. Tornando al discorso di Città del Messico, noi avevamo stabilito poi, come da ogni parte, un uomo alla vana, come si suol dire, cioè uno che potesse in qualche maniera farti arrivare prima trovando le strade diverse, oppure avere la possibilità di trovare il ristorante in un certo momento, oppure le stanze che non c'erano da riuscire a trovare. E noi avevamo trovato a Città del Messico uno di Napoli, uno stupendo, che aveva 5-6 ristoranti, alberghi, e quindi a lui bastava, come a tutti questi, arrivare ai paddock e avere il pass per entrare a vedere i meccanici, la Ferrari, eccetera. E a un certo punto, quell'anno, arrivammo, c'erano le elezioni, e a un certo punto lui ci accompagnò, disse, venite da questa parte, arriviamo a Città del Messico, non ci conviene più, dice, lasciamo la macchina qui, ce andiamo a piedi perché per vie traverse riusciamo ad arrivarci prima. Allora, andiamo tutti con gli operatori, con compagnia bella, lui davanti, a un certo punto, eravamo proprio i tempi, proprio ormai stavano scadendo, a un certo punto 6-7 donne, anche un po' anziane, lo vedono, si buttano sulle ginocchia, cingono le gambe, dicono, e sta una figlia di puttana, sta una figlia di puttana, la figlia di puttana, dico, cosa succede? Ah, dice, erano i primi tempi, pensate, c'erano le telenovela, erano le prime telenovela che erano state fatte in Messico. E lui, con 20.000 puntate, c'era la parte di un ricco signore cieco, con una donna bellissima, che gli metteva le corna. Allora, questi qui gli avevano detto, guarda che tu non ci vedi, ma sta qui, è una puttana. Avevano cambiato la fiction per una cosa reale. Beh, non lo lasciavano più andare, noi eravamo disperati. Esatto, eravate corti coi tempi, così. Sì. Ezio, scusami, volevo farti due richieste. Una, se ti puoi per favore allontanare un po' dalla telecamera in modo che ti riusciamo a vedere bene. Allora, spiego tutta. Era un'altra esigenza. Succedeva che prima, parlando molto forte, essendo distante, quello vicino a me batteva sul muro. Si doveva sentire anche lui. Aspetta, no.
Pazzesco, pazzesco, però così ti vediamo bene, caro Ezio. Allora, Ezio, c'è qualcosa che accomuna, mi viene da dire fortemente, sia noi tre che siamo in questo momento inquadrati, io, te e la Veronique, abbiamo, ed è commovente per me quello che sto per dire, abbiamo entrambi lavorato con Mario Poltronieri. Io e la Veronica facevamo una trasmissione con lui e ci piacerebbe un tuo ricordo di Mario Poltronieri. È una cosa bellissima, perché abbiamo fatto anni e anni di lavoro insieme ed era una cosa molto bella, perché era soprattutto un grande professionista, veramente. Uno che capiva le cose, andava a corso, ed era una persona di una dolcezza, di un'educazione, di uno stile vecchio stampo, che non esistono più, insomma. Era un piacere lavorare con lui, piacere perché era uno rispettoso, attento a tutto, molto sensibile, bravissimo, bravissimo. E beh, ce ne sono di aneddoti, una cosa pazzesca. Io mi ricordo che era un appassionato di armi antiche, alla Barde, così, che faceva trasportare dai vari team. E un anno, mi ricordo che eravamo proprio a Caresta della Frontera, era un buon gustaio tra l'altro, ed era un appassionato di prosciutto, come non c'era questo prosciutto molto secco, sì, poco grasso, molto gustoso. E a un certo punto ne comprò un intero. Sfortuna volle che il sabato, mi ricorderò sempre, per una regola importante doganale, scoppiò in Europa una peste suina, mi ricordo, e quindi ci fu il divieto assoluto di portare in Italia carne di maiale. A un certo punto mi diceva, e pensavo di riuscire a portarla, magari se la prendevi tu, io portavo tutte le telecamere, e dico, non so cosa faccio. La mattina dopo siamo in aeroporto, tutti i vari bagagli, io guardo, dico, vedrai che se glielo apre, infatti fanno aprire. Niente. A un certo punto dico, ma Mario, se arriviamo dopo il check-in, arriviamo all'aereo, dico, ma scusa Mario, ma dove l'hai messo che non l'ho trovato? L'ho mangiato tutto stanotte. Nel dubbio. Beh, durante il viaggio, durante il viaggio di ritorno alla hostess mi ha chiesto alla fine, mi scusi, ma questo è ammalato che continua a bere tutto il viaggio? Si è fatto fuori tutte le scorte d'acqua, esatto. Io ho un bellissimo ricordo di Mario, perché quando registravamo in diretta la trasmissione, dove Veronique era una splendida conduttrice, splendida in tutti i sensi, e devo dire, spesso lo accompagnavo da Ferrara in stazione a Bologna, e le chiacchierate con lui, come hai detto tu Ezio, la sua grande signorilità, eleganza, e quando si dice un uomo di altri tempi, ecco, anche tu Mauro Forghieri, siete uomini di altri tempi ed è un piacere oggi essere qui con voi o parlando di voi. Va bene, senti, allora cosa facciamo adesso? Ezio, noi ti lasciamo tranquillamente congedarti, anche perché vediamo che io nel frattempo ho comunque cercato di ristabilire, mentre parlavo con voi, il contatto con l'ingegner Forghieri. Speriamo di farcela, non ce la dovessimo. Intanto mandiamo qua in onda qualche servizio su Mauro. Non ti voglio intrattenere oltre, Ezio, perché mi sembra doveroso, quando avrai il piacere di tornare con noi, dedicarti una serata con una serie di tuoi servizi montati, anche inediti, di fotografie a te dedicate, e quindi voglio celebrarti come si deve, non perché c'è stato un imprevisto. Non mi sembrerebbe carino nei tuoi confronti, che sei veramente per me un grande. Grazie mille, buonasera a tutti. Davvero, ciao, grazie. Un abbraccio.
Allora, amici, salutiamo veramente il grande Ezio Zermiani. Rimango qui a Bar Motorsport in compagnia di Veronique. Veronique, dimmi intanto come ti sembra questo inizio, questa tua prima partecipazione a Bar Motorsport? Molto bello, lo vediamo anche da tutti i messaggi che ci arrivano, quindi anche da casa, insomma, ci danno il loro... insomma, il loro parere positivo. Mi dispiace che non siamo riusciti a leggerli tutti, magari se riusciamo a ristabilire il contatto con Mauro possiamo provare a fare rispondere alle domande che ci hanno fatto da casa tutti quelli che ci stanno seguendo. E niente, mi diverto molto e quindi se lunedì prossimo mi vorrai ritornerò. No, non devi neanche utilizzare il condizionale, sono io che ringrazio te per aver accettato con tanto entusiasmo, lo devo dire, due o tre giorni fa, pochissimo tempo fa, la mia chiamata e sei stata la prima e l'unica persona a cui ho pensato per questa conduzione di Bar Motorsport. Abbiamo fatto tante belle cose insieme, Veronique in pista, quando correvo nel Superstars. Avremo modo anche di riprofondire. Riuscire a uscire prima o poi. Esatto, anche soprattutto e magari tornare in pista, perché Bar Motorsport ha in serbo veramente tante sorprese, amici. Io intanto voglio dire ai nostri amici collegati, appunto, scusate se non riusciamo a mandare online tutte le vostre domande, ma siete veramente tantissimi e abbiamo ricevuto nei primi minuti con l'ingegner Forghieri circa 300 domande. Voglio ricordarvi che Bar Motorsport adesso sta andando in onda su tanti canali, anche questa sera su tutte le testate di giornale.sm, che salutiamo. Bar Motorsport va in onda da San Marino e giornale.sm, che è il sito più visto in assoluto di San Marino ma anche di tutta la Romagna, è nostro partner. Marco Severini si è collegato con noi, lo sta trasmettendo Bar Motorsport, lo salutiamo. Tra l'altro, Veronica, sono un po' geloso perché Marco Severini ti ha subito un po' voluto ingaggiare per il tuo giornale e adesso ne parleremo. quindi amici, ecco, vi voglio ricordare grazie che... Thomas, di ringraziamento, grazie Thomas, top, sì. Guarda, tantissimi. Sono in tanti. Vai. Allora, io intanto è stato bello avere questa sorpresa che io avevo già come la settimana scorsa, dove abbiamo avuto per De Adamic la sorpresa di far intervenire la Claudia Peroni e Guido Schittone e ricongiungere il trio di Grand Prix. Anche in queste circostanze, devo dire, ho chiamato pochi giorni fa il mitico Ezio Zermiani e veramente ci ha pensato un secondo, ma non ci ha pensato e mi ha detto Thomas con molto piacere e veramente ha reso ancora più speciale questa serata. Vorrei dire questo ai nostri amici Veronique, innanzitutto sono felice di avervi mostrato, come dice Gabriele, simpaticissimo, uscite Forghieri. Allora, voglio dire, non ce lo siamo inventato Forghieri, ve l'abbiamo uscito, tra virgolette, ve l'abbiamo fatto vedere e purtroppo voi sapete già due settimane fa con l'ingegner Forghieri abbiamo avuto delle difficoltà di collegamento e, come vi ripeto, fuori dal problema della pandemia andremo a casa sua con microfonisti, con telecamere, con tutto per non avere di questi problemi. Per adesso ci dobbiamo accontentare. Se riusciamo a ritrovarlo questa sera bene, diversamente vi garantisco che lo richiameremo e l'ingegner Forghieri, che è una persona strepitosa, tornerà con noi. Vero Veronique? Assolutamente sì, ce l'ha promesso in privato prima, quindi tu avevi detto che avevi un servizio, magari possiamo mandare infatti, il servizio in attesa di Mauro. Ho più di un servizio dedicato a Mauro e abbiamo anche in linea, ma adesso non ve lo voglio svelare, un ospite che era un ospite, praticamente un'altra sorpresa, piccola sorpresa per l'ingegner Forghieri e quindi comunque Armando, che è in linea, tra poco lo farò intervenire e magari portare, lui conosce molto bene l'ingegner Forghieri,
Armando Laschi è ormai, ve lo svelo, è il presidente della scuderia Ferrari Club Modena, l'unica scuderia al mondo che porta il nome di Enzo Ferrari. Abbiamo l'onore di ospitarlo a Bar Motorsport. E nel frattempo, però, prima di farvi parlare con Armando, manderei in onda un servizio sull'ingegner Forghieri, visto che la serata comunque è dedicata a lui e c'eravamo preparati con tanto materiale sull'ingegnere. E quindi, Veronique, puoi lanciare tu per me questo servizio. Andiamo a vedere quindi il servizio dedicato all'ingegner Mauro Forghieri. Vediamo. Benissimo, fantastico. Ci siamo, amici. Io faccio regia tutto, ma ci siamo. Guardate, questo è bello. C'è chi ha conosciuto Enzo Ferrari davvero da vicino, ha lavorato con lui fianco a fianco, Mauro Forghieri. Come descriverebbe il Drake? Ma il Drake era un agitatore di uomini, come lui spesso ha detto. Era soprattutto un industriale che sapeva cosa voleva ed inoltre aveva delle qualità per cui anche quando faceva delle scelte che per noi erano sbagliate, alla fine aveva ragione lui e questo è stato il suo più grande merito. Che cosa ha significato per lei lavorare tanti anni in quella che è diventata un'azienda, un marchio universale? Ma io mi sono sempre sentito l'uomo di Enzo Ferrari come tecnico, perché è stato lui a volermi, è stato lui che mi ha dato la forza di accettare un compito che per la mia età era esagerato. Devo però dire che lui mi disse sarò sempre con te e è sempre stato con me. Quindi... Quanto manca la Formula 1? Beh, ovvio, moltissimo, ci ho vissuto dentro fino al 95-96, però me la guardo con calma, non ci sono problemi. Molti dicono che è meno interessante adesso, può anche darsi che questo sia dovuto alla mia età e non alla Formula 1, non lo so. E il suo più grande ricordo di Enzo Ferrari? Sono stati i momenti in cui perdevamo, perché lui in quei momenti con la sua, diciamo, abilità nell'arrabbiarsi era una motivazione per noi di risollevare e tentare di fare meglio e questo è stato quello che lui ci sapeva condurre pian piano. Eccoci qui, siamo tornati live, Veronique, e devo dire grazie a tutti, ci state mandando centinaia veramente di messaggi di ringraziamento, di affetto e ci fa un immenso piacere questo. Devo dire, Veronique, anche tu sei veramente il leitmotiv della serata, oltre all'ingegner Ferrari. Hai ricevuto un successo splendido, ma non avevo dubbi, non ti avrei chiamato diversamente, rispecchi tante di quelle che sono le mie, i miei valori, diciamo, e quindi sono felicissimo di averti con noi, cara Veronique. Il filmato è molto bello perché secondo me Di Mauro fa vedere, a parte la professionalità che quella è indiscussa, cioè lo ha dimostrato anche soltanto con i risultati, la sua grande umanità, e questo non è poco secondo me in un genere di lavoro come quello che lui ha portato avanti per tanti anni. Indubbiamente. Io a questo punto direi è giunto il momento di far intervenire in onda Armando Laschi, il presidente della scuderia Ferrari Club di Modena, l'unico intitolato al Drake, Enzo Ferrari, e quindi non me ne vogliono gli altri, ma direi anche per la sua origine Modena, essere se non il più importante tra i più importanti, le più importanti scuderie Ferrari Club. Allora invitiamo con noi Armando Laschi. Armando, buonasera. Ciao Armando, non ti sentiamo. Adesso lo sentiamo, sì. Pronto, mi senti? Sì, pronto. Ci sei. Ok. Niente, mi dispiace, ho perso l'ingegnere proprio nel momento più bello, ma è facile che lui si perda perché abita in una villa enorme, grandissima, quindi magari si è assentato un attimo e si è perso nelle stanzone, capito? Così è già successo. Però. Questo è lui, ma va bene, dai, fa parte del programma, così, sai, se vogliamo, è un'improvvisata. È il bello della diretta, l'abbiamo perso, Houston, abbiamo un problema. Lo so, lo conosco troppo bene da quel lato lì. Thomas, allora, vedo che il programma sta avendo un certo successo, quindi secondo me continuare di questo passo vuol dire sempre diventare più grandi. Poi, come dici tu, se la famosa pandemia, vuol chiamare, dovesse finire, dopo sai, con delle riprese un po' più professionali, più dirette, secondo me il programma
acquista ancora più valore. Indubbiamente, ma io penso di poter dire, poi ci tengo anche un parere di chi ci ascolta e di Veronique, Armando, che un nostro punto di forza sia proprio quello, e lo possiamo dire, di essere nati in un momento particolare, difficile, un momento difficilissimo per l'Italia, e devo dire con una punta, concedetemelo, di orgoglio, che se non ci fosse stato questo momento così particolare non saremmo nati, non sarebbe nato Bar Motorsport, ci sarebbe stato il tempo e la mente probabilmente per me libera per andare a creare questa trasmissione. Non è così facile il contatto come può sembrare da casa, come quando noi commentiamo un Gran Premio di Formula 1 da casa e ci sembra che i piloti facciano delle cose estremamente facili e scontate. Non è così, e quindi grazie, devo dire, a questo momento è nato Bar Motorsport, è nato con l'obiettivo di farvi divertire, di tenere compagnia ai nostri amici appassionati durante questo momento difficile, di condividere la passione per il mondo dei motori, e anche è nato con l'obiettivo di essere una trasmissione che non ha alcun tipo di remora, non deve seguire nessun diktat, una trasmissione indipendente ma al tempo stesso fatta in maniera artigianale. Abbiamo pochi mezzi ma abbiamo tanto cuore e tanta passione, ed è questo che ci rende, permettimi di dire, diversi dalle tante altre cose che ci offrono in questo momento le televisioni. Sono d'accordo con te, Thomas, veramente, bravo, complimenti. Grazie, e l'obiettivo è quello di far meglio, però diciamo, appena finirà questo lockdown ci miglioreremo, anche venendo a casa tua portandoti una connessione 5G. E io, chi mi conosce, sono molto meticoloso e mi piace vedervi bene, vederci bene. Fortunatamente Veronica la vedo bene. Ah, Thomas, io vedo Mauro Forghieri in diretta, può essere che si sia riuscito a riconnettere? Perché tu lo vedi e io non lo sto vedendo? Lì sopra, neanche io lo vedo. Forse è il fantasma di Mauro Forghieri che sta prendendo. No, speravo che fosse lui, in realtà no. Vabbè. Non lo sto vedendo, cara Veronique, ma ecco, spero, diciamo, abbiate colto lo spirito e l'animo di queste mie parole in merito a Bar Motorsport, il motivo per cui è nata, e concludo, poi lascio a voi la parola. Mi piace dare un messaggio di questo tipo: la vita è fatta del 10% per quello che ci accade, il 90% per come reagiamo. Io ho voluto reagire a questa pandemia trovando qualcosa da fare di bello, di nuovo, di diverso, e condividerlo con voi. Armando, ti volevo fare una domanda: quando potremo riuscire la scuderia Ferrari, cosa potrà organizzare? Hai già dei progetti, qualche idea? Sì, dei progetti ci sono. Quest'anno mi sa tanto che i progetti saranno un po' aleatori, però si era parlato anche con Thomas di fare qualcosa addirittura a San Marino, è vero Thomas, ti ricordi? Si era detto di fare qualcosa insieme, cercare di fare una cosa che potesse in qualche modo piacere, ecco tutto qua. Il ferrarista vuole muovere le macchine, vorrebbe andare in giro, ma adesso come fai? Dimmi la verità, non è impossibile. Sì. Quindi le macchine sono tutte in letargo adesso, come le tartarughe d'inverno, hai capito? Questo quindi è, quando se ne parla, però, secondo te? Quando potremo... Ma guarda, qui dipende tutto da sembra che bisogna prima scoprire il vaccino, così dicono, e poi ci sarà la massima libertà come una volta, ma intanto cerchiamo di capire cosa sta succedendo veramente, che qui ancora non lo sappiamo. Sì, e Thomas, cosa ne dici? Noi abbiamo dei dubbi, io e Thomas abbiamo dei dubbi. Ma allora amici, io innanzitutto voglio dire, sono per natura un ottimista, e sono certo che gli italiani hanno dalla loro un qualche cosa dove siamo unici. Siamo sempre stati in grado di rialzarci dalle macerie più forti di prima, e anche in questa occasione sono convinto che l'Italia si saprà rialzare più forte di prima. E peccato che mi devo mordere la lingua, forse avremo bisogno di qualche imprenditore al comando della nostra nazione,
qualche imprenditore. Perché dico imprenditore? Perché per risollevare le sorti delle aziende che sono il motore trainante dell'Italia ci vuole qualcuno che sappia cosa vuol dire portare avanti un'azienda, quali sono le necessità e le esigenze di un'azienda, che sia piccola, grande, che sia un artigiano o una partita IVA. E senza le aziende non ci sarebbero gli operai, che sono un altro motivo di grande pregio per l'Italia, perché abbiamo operai e artigiani che ci sono invidiati da tutto il mondo. Però, come dico, io sono ottimista e quindi sicuramente ci rialzeremo più forti di prima. E nel frattempo noi dovevamo fare delle belle cose con la scuderia intitolata ad Enzo Ferrari, con te Armando e anche con Veronique, e però le dovevamo fare presso la sede della Thomas Biagi Racing. Oggi vi posso dire in prima che questa sede porterà un'insegna importante, diventerà anche la sede fisica e reale, voi la vedete alle mie spalle, è un qualche cosa di importante, di grande, non vi sto a dire, abbiamo un simulatore di Formula 1, tante cose, probabilmente metteremo una palestra super attrezzata, sto parlando con Tecnogym, se mi sente Pierluigi Alessandri in diretta lo saluto, e quindi stiamo crescendo, anche in questo momento dove i motori sono fermi, dove c'è la bandiera rossa della nostra gara, la bandiera rossa del lockdown, non dobbiamo dormire, non dobbiamo piangerci addosso, ma dobbiamo reagire, solo così ne verremo fuori più forti che mai. Perfetto, hai detto giusto. Grazie. Hai parlato benissimo. Bene, bene. Io nel frattempo sono lusingato perché mentre parlavo con voi sono arrivati altri 13 messaggi e ho occasione di dire ai nostri amici scusatemi, perché come potete vedere io ogni tanto distolgo l'attenzione, perché il programma che abbiamo implica che io debba fare tutto, luci, accendi, spegni, regia, commenti, metti, parla, eccetera. Non è facile, però il mio mestiere di pilota in tutto ciò mi aiuta. Dico bene, Veronica? Esatto, multitasking sei. Esattamente, esattamente. Io manderei un attimo, per tenere le gomme calde, un altro diciamo un altro servizio sull'ingegner Forghieri e poi dopo tornerei con le vostre domande, ma alcune raccomandazioni da parte mia, cogliendo l'occasione che abbiamo questo spazio per noi e oltre che era dedicato all'ingegner Forghieri, a Furia, che comunque è stato con noi nella prima parte di trasmissione, e coglierei l'occasione per mandare un altro servizio su di lui e poi concludere dandovi alcune raccomandazioni sul modo migliore per seguire Bar Motorsport e rimanere con noi. Perfetto. Veronique, vuoi lanciare tu l'altro servizio che abbiamo? Di che cosa parla il servizio? Sempre di Forghieri. Colpa mia che non ho detto alla nostra Veronique, mea culpa. Ma dedicati a Forghieri. Questa è una pillola breve tra Forghieri e Lauda, molto bella. Allora, l'andiamo a vedere. Pronti? No. Lauda e Forghieri discutono animatamente, anche se non proprio di spaghetti. With a different solution of Pandello, that's only the thing. How did I start? Norma. And then we went back to Norma. Norma, let me just say, Norma. You ran, you came in. We mount the same wing. Only with more Pandella. You came out, you say, worse. And what was the last run? Lesser. You came in. We mount more angles, so the wing was the same as the normal, only with more bandella. Ecco, era un piccolo diverbio in griglia di partenza tra Lauda e quindi ci fa capire ancora di più una volta lo spessore dell'ingegnere. E io diciamo. Veronica, vorrei mandare un altro servizio sempre tra dove si parla di Lauda, Niki Lauda. Rendiamo onore anche a Lauda, recentemente scomparso purtroppo per una complicazione polmonare, e quindi un grande, dove possiamo dire che l'ingegnere ha lavorato a stretto contatto con lui, e manderei in onda un altro breve servizio su Niki Lauda e procedo.
iniziamo con questa controcopertina. Il leggendario direttore tecnico della Ferrari, Mauro Forghieri, ha compiuto da poco 84 anni, da sempre vicino al mondo dei motori, ha parlato in esclusiva con Stefano Curone di Mattia Binotto come un ottimo professionista. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata, a domani. 4 mondiali piloti, 7 titoli costruttori, 54 gran premi vinti in Formula 1. Questo l'impressionante palmarès di Mauro Forghieri, per 20 anni direttore tecnico della Ferrari, e dedicato a lui il primo volume della collana di Formula Passion. Il suo pilota per eccellenza, Niki Lauda. Niki, oltre che essere stato un pilota che ha vinto moltissimo, era un uomo di squadra, quindi sapeva prendersi vicino persone, meccanici, ed inoltre collaborare con tutti loro per creare il giusto, la giusta atmosfera. Per Lauda è un periodo difficile, dopo il trapianto di polmone dello scorso agosto ed un nuovo ricovero. È una conseguenza dell'incidente che ha avuto, di quello che respirò in quei pochi secondi. In un braciere i pochi secondi sono anni, però direi che dovrebbe calarsi. Se non fosse Niki Lauda, ci fossi io direi, signori lasciatemi. Lui è un uomo che sa combattere. Alla Ferrari il nuovo Forghieri si chiama Mattia Binotto, che come lui abbinerà alla guida tecnica il lavoro su pista. Ho un parere su Mattia Binotto estremamente positivo, una persona seria. Mi auguro che lo abbiano messo in condizioni di poter dare il meglio di se stesso. Se questo sarà, avremo una bella annata magari. Rieccoci in studio. Allora Thomas, parlavamo di questi mondiali vinti da Lauda e di questo suo grande carattere che ha dimostrato anche dopo l'incidente, dove sono passati soltanto 40 giorni, perdendo soltanto 2 gran premi, è ritornato in pista e dicevano che comunque è ritornato, che non era ancora pronto, però voleva dare il massimo per la Ferrari. E addirittura quando toglieva il casco sanguinava, quindi aveva il... insomma, due mondiali vinti con la Ferrari, ha dimostrato di essere uno dei più grandi campioni di sempre. Indubbiamente è un pilota anche lui dotato di un grandissimo carisma. Io Veronique vorrei chiederti un attimo, lancerei un altro servizio sull'ingegnere. Sì. E poi lascerei a te per un attimo la conduzione, mentre andava in onda il servizio su Mauro, io avevo il telefono giustamente in silenzioso, il bello della diretta, mi ha richiamato l'ingegner Forghieri, e quindi scusatemi se provo ad assentarmi un attimo e a ristabilire un contatto con Mauro, che come dicevo diversamente, quantomeno per un saluto da parte sua, e diversamente lo riavremo con noi nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni vi annuncerò già domani o dopodomani il super ospite di lunedì prossimo, e vi garantisco che con lui, anche se si connette dall'estero, da molto lontano, abbiamo già fatto delle prove, non dovremo avere alcun tipo di problema di linea. Quindi Veronique, io lancerei insieme a te quest'altro servizio e tento di ristabilire un contatto con l'ingegner Forghieri. Chiedo una cosa, Armando rimane con me o... Armando lo sto vedendo al telefono, probabilmente sta provando ad aiutare l'ingegnere a riconnettersi, e quindi vediamo, ma adesso lo sto vedendo che ci parla, e vediamo, provo a farlo tornare in linea. Mauro, ciao! No, Armando, scusa Armando. Armando, sì, sono Armando. Armando, stavo dicendo... Dimmi tutto. Allora, che mi ha provato a chiamare l'ingegner Forghieri. Io vi lascio voi due un attimo, mando in onda un servizio su Forghieri, io lascio per un attimo la conduzione a Veronique, che farà due chiacchiere con te, e provo a ristabilire in 2-3 minuti il contatto con l'ingegner Forghieri. Grazie a tutti. Almeno per salutarlo. Almeno per salutarlo. Esattamente. Esatto. Bene, mando in onda un servizio e poi lo salutiamo. Va benissimo. Dominano la stagione 79 con la T4, che diventa la massima espressione delle tecnologie sperimentate anni prima dal laboratorio Spazzaneve. Rieccoci nuovamente in studio in diretta. Armando,
Di questi anni di Mauro in Ferrari, quali sono i momenti che tu ricordi con maggior affetto, visto che comunque tu lo conosci bene, lo conosci da tanti anni? Cosa ne pensi? Io dico che Mauro per me, come è inutile dirlo, lo sappiamo tutti, è stato un grande. Quindi andare a cercare, cosa posso dirti, cosa ha fatto di meglio o di peggio, diventa molto difficile. Quindi la storia la conosciamo tutti molto bene e più di questo non saprei veramente cosa dirti, perché dovrei tirare fuori un qualcosa. No, allora ti chiedo, chi era più affezionato, secondo te, qual è il pilota che gli può aver dato di più in tutta la sua carriera in Ferrari? Probabilmente Giovinet, perché era veramente un come posso dire, ingestibile come personaggio, ed era imprevedibile nel suo modo di guidare e di correre, capisci? Secondo me, questo è un mio giudizio, comunque l'ho sentito dire anche da lui. Da lui, e secondo te anche al commendatore, anche a Enzo Ferrari? Soprattutto il commendatore, sì. Il commendatore era proprio legato. Quindi è nata prima come una scommessa, visto l'abbandono da parte di Niki Lauda, insomma questa grande delusione da parte del Drake, quindi questa scommessa che però poi viene ripagata perché lui era entusiasta di Hill, anche se insomma ogni tanto lo faceva arrabbiare. Sì, però Ferrari era veramente legatissimo a quest'uomo, capisci? Perché era come un figlio per lui, era difficile per Ferrari che si potesse legare così a un pilota, a lui lo si era legato veramente tanto. Parliamo un po' della scuderia Ferrari, da quanti anni è che svolgete questa vostra passione? Beh, diciamo che questa è una scuderia storica, anche perché nasce a Modena, oltretutto abbiamo avuto dei soci, fai conto che se ne è parlato prima, come il dottor Gozzi, tanto per essere chiari, Sergio Scaglietti, cioè tutti i più bei nomi che hanno fatto la storia della Ferrari sono stati nostri, come lo è adesso, poi d'altronde anche lo stesso Mauro, come lo è stato Oscar, che purtroppo ci ha lasciato, che non è molto. Cioè, noi abbiamo sempre avuto dei bei personaggi perché abbiamo la fortuna di avere una scuderia che porta il nome di Enzo Ferrari. Tra l'altro ci siamo anche gemellati con l'Accademia Militare di Modena, che è una chicca, se vogliamo essere sinceri. Certo. Quindi questo, ecco, la nostra scuderia, è questa l'importanza di questa scuderia. Infatti guarda, anche i messaggi lo dicono, dice Gilles era un figlio adottivo per Enzo Ferrari. E uno come Enzo Ferrari in questo oggigiorno riuscirebbe secondo te a ripercorrere tutti i successi che ha avuto 30-40 anni fa? Sì. Sì. Direi di sì, perché era un tenace, un uomo tenace che non fuggì niente, se vogliamo essere sinceri. Questo lo so perché quando se ne parlava perché onestamente io sono più giovane di Enzo Ferrari, ormai sono anni che non c'è più, però il dottor Gozzi ne parlava, era troppo bello ascoltare il dottor Gozzi come parlava di Enzo Ferrari, perché lui era proprio alla sua destra, se vogliamo essere sinceri, hai capito? Quindi sapeva tutta la storia, quindi ne parlava in un modo entusiasmante, se vuoi. Ti chiedo questo, secondo te, tornando sempre sui piloti Ferrari, quindi quelli che magari hanno maggiormente caratterizzato l'epoca di Mauro, quindi Niki Lauda o Villeneuve, Lauda può essere stato un po' lo spartitraffico tra i piloti vecchie maniere e quelli invece un po' più moderni, secondo te? Ci potrebbe stare, come osservazione mi sembra giusta, sì, potrebbe essere, tranquillamente. Allora, andiamo a vedere, dopo la morte di Gilles, un altro messaggio, Enzo Ferrari non è più legato con nessun altro pilota sentimentalmente. Vero. È vero. Vero, verissimo. Vero, verissimo. Verissimo. Come è la storia. È la storia, vero, sì. Tu, quando Mauro ha deciso di lasciare Ferrari, l'ha fatto comunque prima della morte di Enzo, del Drake, com'è stato questo distacco, secondo te? Ma questo è un distacco, secondo me, che lo dovrei chiedere a lui, sono sincero, non gliel'ho mai chiesto. È stato un distacco probabilmente dovuto a qualche incomprensione, presumo io, ma questa è una impressione, non ne abbiamo mai parlato con Mauro. Mauro parla sempre di tante cose, ma di questo non siamo mai entrati nel dettaglio. Dobbiamo chiedere, speriamo che riesca a ricollegarsi con noi. Speriamo che lo troviamo. Se no, noi dobbiamo sempre fare botte e risposte in questo momento. Mi fanno una domanda, certo. Alboreto, punto interrogativo. Ti ricordi qualcosa di Alboreto? Di Alboreto?
Arboreto, mi ricordo il giusto, insomma, se vogliamo essere sinceri. Però anche lui è stato un pilota molto amato in Ferrari. Molto amato, certo, sì, questo è vero. Dimmi, chiedimi pure altro, se io... posso aiutarti. Ti sei... L'avete trovato? È stato trovato? Sono tornato a darvi una mano perché io vi guardavo compiaciuto e ho visto un momento di difficoltà e sono riapparso. Hai fatto bene, tu sei molto più esperto, se vogliamo, da pilota, quale sei allora, stato un campione. Dimmi. Allora amici, io vi dico questo, direi, congederei Armando, ripromettendo che presidente della scuderia Ferrari Club Modena intitolata Enzo Ferrari lo riavremo con noi e lo riavremo con noi insieme all'ingegner Forghieri, e saluto tutti gli amici iscritti a questo club. Io sono un assiduo frequentatore, tu ne sei testimone, e così come lo sono stato, ero iscritto al Ferrari Club Maranello di Beccari anche, che salutiamo, da quando avevo 14 anni, e quindi non si può che non abbia la fede ferrarista. Io Armando ti ringrazio per essere voi, stato splendida, veramente. Vedi che l'ingegnere ha l'occhio fino, gli è rimasto l'occhio fino l'ingegnere, Veronica, hai visto quanti complimenti che ti ha fatto? È vero. Miei. Grazie Armando. Grazie a voi, grazie a tutti. Ci sentiamo presto e come vedi ti onoro anche della tua maglietta, che porta fortuna, capisci? Grazie Armando, grazie mille, ciao. È la maglietta di un campione, ciao carissimi, buona serata. Ciao, Federia Ferrari Club Modena, ciao. Benissimo, Veronica, siamo tornati insieme, io e te. E come... Beh, siamo pronti, siamo vicini al momento dei saluti, Veronica, quindi io direi ti ringrazio moltissimo per essere stato presente in questa prima tua partecipazione di Bar Motorsport, la quarta puntata, in solo i quattro puntate abbiamo già un pubblico di migliaia di amici, di appassionati che ci seguono, anche illustri come Emanuele Pirro che è intervenuto commentando durante la nostra diretta, Walter Sciacca, ma tantissimi, non li posso nominare tutti perché veramente abbiamo tutto il mondo del motorsport. E quindi Veronica, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. E vorrei dare l'appuntamento insieme a te per lunedì prossimo, per una puntata dove nei prossimi giorni vi diremo chi sarà veramente l'ospite, un ospite che avrà da raccontarvi delle emozioni, dico solo questo, così cominciate un po' a capirmi, sopra i 400 km orari di media. Appuntamento quindi a lunedì prossimo, sempre alle 21, su Bar Motorsport con Thomas Biagi e Veronica Blasi. Ciao Veronica, buonanotte. Grazie a buonanotte. Tutti. Ciao. Amici, sono rimasto da solo con voi per completare questa serata, per ringraziarvi nel mentre cerco di passare anche un po' di banner, di messaggi. Faccio, come sapete, sono anche regista della trasmissione, sono fondatore, ideatore, regista, presentatore, insieme a Veronica un po' tutto, ma questo è il bello. Alle mie spalle vedete Bar Motorsport, la sede, la vostra sede del vostro bar. Il bar, ricordiamo, che sarà a disposizione solo ed esclusivamente degli iscritti al gruppo, gli amici del Bar Motorsport, e anche al tempo stesso le persone che soddisfano questi due requisiti, che hanno messo un like alla pagina ufficiale di Bar Motorsport, perché come ho detto all'inizio, amici, Bar Motorsport è una trasmissione completamente autofinanziata. È una trasmissione che sto facendo io grazie a questo periodo di quarantena, dove sembra facile, credetemi, andare in onda, ma anche per un prodotto così artigianale io vi garantisco che tutti questi 7 giorni, sabato e domenica compresa, il 90% del tempo l'ho dedicato a voi e a Bar Motorsport. Ne sono estremamente felice, orgoglioso e soddisfatto. Voi che mi state seguendo siete la mia benzina, il mio motore, e mi avete dato veramente la forza di continuare nel darvi sempre qualcosa di meglio. Ringrazio questo utente e mi scuso con lui perché
probabilmente si è loggato attraverso o il gruppo Gli Amici del Bar Motorsport o anche gli amici dell'Autodromo di Imola che ci stanno seguendo, oppure attraverso la pagina di giornale.sm. Ecco, mi dispiace non poterti ringraziare per nome. Chi si va, diciamo, a loggare attraverso questi canali possibilmente deve firmare il messaggio in modo che io in diretta possa vedere chi è. Mentre mi date lo spunto per ricordare che tutti gli amici che commentano attraverso la pagina ufficiale di Bar Motorsport e attraverso il canale YouTube di Bar Motorsport, bene, per voi vedo nome e cognome e la vostra foto del profilo. Amici, che dire, io vorrei concludere dicendovi questo: sono un inguaribile ottimista. Non voglio dire positivo in questo momento, ma lo dico, perché noi ne usciremo e supereremo questo momento, e vaffanculo la positività al coronavirus, la sconfiggeremo. Con l'occasione ringrazio tutte le persone, non solo che hanno fatto grande Bar Motorsport, ma soprattutto le persone che stanno facendo grande l'Italia in questo momento, e sono centinaia di migliaia. Medici, infermieri, addetti alla pulizia delle strade, cassiere e lavoratori dei supermarket, tutti i camionisti dei corrieri che ci stanno continuando a dare un servizio, polizia, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, vigili urbani, gendarmeria di San Marino, polizia civile di San Marino, spero di non aver dimenticato nessuno, i vigili del fuoco, siete veramente in tantissimi che state mettendo a repentaglio anche la vostra stessa vita, come tanti medici e infermieri che sono caduti in questo periodo. Bene, il mio ringraziamento più grande va a voi per quello che state facendo. Siete degli eroi, spesso invisibili, ma nel mio cuore ci siete, e sono sicuro anche nel cuore degli appassionati che stanno seguendo Bar Motorsport. A questo punto, amici, io vi voglio dare l'appuntamento a lunedì prossimo. I volontari, ci sono tante persone che stanno veramente rendendo grande l'Italia, di cui siamo orgogliosi in questo momento, e quindi grazie di cuore a tutti voi. Voglio, vedendo il commento di Simone, ma questo lo faccio di solito durante le gare, no? Di ringraziare i commissari, sono gli angeli di noi piloti. Io amo e adoro tantissimo i commissari, i leoni della CEA, i commissari di tutti gli autodromi italiani, di Imola, di Misano, del Mugello, di Varano, di Monza, tutti gli autodromi italiani. E veramente queste persone sono le persone che ci rendono orgogliosi di essere italiani, di essere sammarinesi. Questa trasmissione va in onda da San Marino, dove c'è la sede, ve lo ricordo, di Bar Motorsport. E allora, amici, ripeto per l'ultima volta, iscrivetevi se vi è piaciuta la trasmissione agli amici di Bar Motorsport, mettete un like alla pagina ufficiale Bar Motorsport, perché questo piccolo gesto di mettere un semplice like è per me il più grande motivo di orgoglio. Se noi cresciamo, più siamo e meglio è, più siamo e più ci sarà facile chiamare sempre, anche quando sarà terminato il lockdown, ospiti di grande peso. Voglio dirvi questo, sempre nel mio inguaribile ottimismo, sono contento, non mi fraintendete, che sia caduta la linea con l'ingegner Forghieri, che purtroppo aveva provato a richiamarmi, ma io avevo, nel vostro rispetto, il telefono in silenzioso. Sono contento per un semplice e banale motivo: non si sentiva tanto bene, non si vedeva tanto bene. Vi prometto che ritorneremo a dedicare la puntata a Furia all'ingegner Forghieri quando sarà terminato il lockdown, o quantomeno quando potremo mandare una persona a casa dell'ingegner Forghieri per stabilire una linea all'altezza di una leggenda vivente del motorsport italiano. Amici, Andrea mi chiede se sarà possibile visitare la sede di Bar Motorsport. Vi dico, ho in serbo per voi tantissime sorprese, non ve le posso elencare tutte adesso. Vi dico solo, datemi fiducia,
seguitemi, diffidate dalle imitazioni, perché dopo che io ho depositato questo format qualcuno sta provando, ma non riuscirà mai a fare quello che noi faremo con questo cuore, con questa passione. E quindi appena ci sarà un'insegna vera Bar Motorsport, chi sarà iscritto, e soltanto i primi 500 iscritti, qui ve lo dico, al gruppo Amici di Bar Motorsport, e chi avrà messo il like alla pagina ufficiale di Bar Motorsport entrerà in, fatemi dire, un club particolare, un club esclusivo di persone che condividono la sana passione per il motorsport a 360 gradi. Attenzione amici, prevalentemente quattro ruote, però GT, Formula 1, Rally. Salutiamo tutti gli organizzatori, amici e commissari del Rally Legend di San Marino. Speriamo che quest'anno vada in onda, vada, scusate, la nostra trasmissione, sì, ma che si disputi il Rally Lapsus, il Rally di San Marino, il Rally Legend, perché è un qualche cosa di pazzesco dove, amici, siete tutti invitati. E qui lo dico e qui lo nego. Ecco, un'altra idea, stasera sono carico. E allora, amici, voglio fare la macchina, l'equipaggio ufficiale a Rally Legend di Bar Motorsport, una macchina che correrà per voi, con voi e per voi. Questa l'ho sparata, Vito Piarulli, se mi senti, ricordo e l'ho salvato il posto in cui tu dicevi che mi volevi a Rally Legend, e quindi adesso, scusa il termine, sono cazzi tuoi, ti toccherà di sopportarmi al Rally Legend. Gabriele mi scrive questa cosa simpatica, sì Gabriele, è vero, diciamo che le mie ore di telefonate con gli ospiti di Bar Motorsport le ho passate qualche volta, perché io lo prendo subito, alle isole Terrazzos. Sono delle isole meravigliose, un po' piccoline, 5 metri per 2, però non si sta male, c'è poco casino, il mare, l'acqua un po' fredda, però non si sta male. Amici, rispondo a un'ultima domanda di Gualtiero, mi sembra doveroso. Quello che dicevo prima, caro Gualtiero, come mi ha cambiato questa inversione obbligata? Mi ha cambiato in meglio. Dobbiamo essere resilienti nella vita, dobbiamo piegarci come fa un albero, come fanno le foglie di fronte al vento, e in modo tale da non spezzarci. Vi ricordo che le querce secolari col vento si spezzano, e delle piantine no, perché sono più resilienti. Bene, questo è importante. Io sono felice e felice di aver creato in questo momento Bar Motorsport. Rimarrà nella storia, consentitemi di dire, perché è nata in un periodo particolare per l'Italia, un periodo che rimarrà nei libri di storia come un dopoguerra, perché lo è a tutti gli effetti. Quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare avanti. E grazie Bicio per questo tuo commento, mi fate veramente commuovere, amici. Allora, io concludo così, starei con voi fino domani mattina, anche se sono da solo. Fatemi sapere se mi vedete in difficoltà da solo. Christian dice questo, certamente. Christian, la mia era, ecco, lo devo ritrovare mentre parlo, la mia ovviamente era una battuta, preferirei molto più volentieri andare a Rimini, a Riccione, a Porto Verde, a Cattolica, a Gabice, a Milano Marittima, saluto tutti gli amici della mia Riviera Romagnola che amo tantissimo, ma anche tutti gli amici operatori che sono in difficoltà in questo momento, gli operatori del turismo, alberghi, spiagge, ristoranti, bar. Ma torneremo più forti di prima, amici, ne sono sicuro, e grazie a voi veramente per il seguito. Mi raccomando, amici, restate con me nei prossimi giorni, solo in esclusiva per chi ha messo il like alla pagina e per chi si è iscritto al gruppo, gli amici del Bar Motorsport. Vi darò delle news in anteprima, caricheremo delle pillole per tenervi con le gomme calde sino ad arrivare al prossimo lunedì. Un lunedì, vi posso dire, non più di un bar a 300 all'ora, ma un bar superiore ai 400 km orari. E allora, Bicio mi ricorda giustamente, faccio fatica a citare tutte le località balneari d'Italia, ma sono io che saluto col cuore Lido di Jesolo, Jesolo, e tutti i veneti, a partire da Zaia, che ho avuto la fortuna di conoscere,
i Veneti sono una regione fantastica, trainante per l'Italia, ma come la Lombardia, la Sicilia, la Calabria, l'Emilia Romagna, la Toscana, non le posso citare tutte, il Lazio, tutta l'Italia è fantastica. Allora Biccio, grazie, io sono molto legato al Veneto, a Montebelluna, a Jesolo, ad Adria, leggo dei saluti da Adria, vi ricordo che non vedo il vostro nome attraverso il gruppo ma soltanto attraverso la pagina ufficiale di Bar Motorsport, ma il mio cuore è anche ad Adria, praticamente faccio parte dell'arredamento dei cordoli di Adria, se andate nei cordoli di Adria trovano il mio DNA, vi ho detto tutto, ho fatto talmente tante 24 ore, ho guidato per 14 ore un anno ad Adria che c'è il mio DNA nei cordoli dell'autodromo, sono dei grandi amici Adria International Raceway, salutiamo Walter Schack, salutiamo Emanuele Piro, amici non vado più via, 2 ore e 34 anche questa sera, potrei stare qui fino domani mattina, veramente, sappiate che oggi ho saltato pranzo e cena per preparare questa puntata, ci tenevo tantissimo con voi, e salutiamo la Puglia, gli amici della Puglia, siete tantissimi, Montebelluna, io Montebelluna vengo spessissimo, ho il cuore a Montebelluna, saluto Tiziano dal Cantone, Alice se sono collegati in questo momento, saluto il mitico Zanetti del caffè Segafredo, potrebbe essere un caffè per il nostro bar, saluto veramente tutti, vi ringrazio tutti, stiamo riscuotendo un successo pazzesco, inaspettato. Allora amici, mi raccomando, ecco, concludo con questa preghiera da parte mia. Per favore, condividete il più possibile la pagina di Bar Motorsport, aiutatemi a crescere, vi prometto che non vi deluderò. Invitate solo però gli amici che sono veri appassionati di motori nel gruppo che diventerà chiuso, gli amici del Bar Motorsport. La miglior pubblicità è il passaparola, per diventare grandi ho bisogno di voi, ho bisogno di te. E allora confido in te. Grazie Paolo, rimediamo con tagliatelle Lambrusco, magari, purtroppo caro Paolo, in questo momento devo cucinare anche da solo, farmi il letto, fare le pulizie e cose che magari non sapevo fare prima di questa pandemia, e allora vedete, cerco di guardare tutte le cose positive che ci sono in questo momento, che non possiamo dire che è un momento felice e facile, ma dobbiamo reagire, e nel frattempo io, se vorrete, vi terrò ancora compagnia con Bar Motorsport. Finché lo vorrete, Bar Motorsport sarà il vostro bar, ci sarà l'unico bar che viaggia a 300 all'ora, ma lunedì prossimo sfioreremo la barriera dei 400 km orari. E non sto scherzando, signori, non sto scherzando. E penso che con questo ho detto tutto. Ha ragione Biccio. Si va avanti, ragazzi, io non mi fermo più, ditemelo voi quando mi devo fermare. Salutiamo Verbania, tutto il Lago Maggiore, Stresa, Intra, il Lago di Como, ma non mi fate salutare tutte le regioni d'Italia, il Lago di Garda, salutiamo il mitico Leo Peschiera da Sirmione, Ermanno Ciccio Dionisio da Desenzano, salutiamo Nicola Castiglione, amici, adesso vedrete una splendida sigla. E grazie a lui se va in onda questa sigla emozionante, ci saranno delle novità. E salutiamo tutti gli amici siciliani della selezione nazionale piloti, siamo in tantissimi ragazzi. Vi dico questo, il termometro, la FF, Febbre Forghieri, si è vista nei primi minuti della diretta, 300 commenti, sono rimasto veramente basito, siete stati in tantissimi, grazie, buonanotte, anche salutiamo Chivasso. E un ultimo saluto da parte mia va a tutta la Repubblica di San Marino. Amici, ecco, voglio dirvi, San Marino è stata fortemente colpita da questa pandemia, è la nazione, una micronazione col più alto tasso purtroppo di casi positivi al coronavirus, ma San Marino siamo tenaci, siamo forti, stiamo reagendo. E lo dimostra anche il direttore di giornale.sm Marco Severini, la testata giornalistica più importante di San Marino e di tutta la Romagna, che ha sposato la partnership con Bar Motorsport, amici, e quindi io a questo punto direi vi saluto tutti, saluto anche Armando Laschi, il presidente della scuderia
Ferrari Club Modena, Enzo Ferrari. Salutiamo gli amici di Salò, il mitico circuito di South Garda, Giovanni Zonzini da San Marino, carissimo amico stile F, padre d'arte e figlio d'arte, perché Giovanni pilota, Emanuele Zonzini altrettanto, suo figlio Nicola Zonzini. Ma che dire, amici, veramente io non mi staccherei più dal computer, dal monitor, sono bollito ma non si vede. È un immenso piacere condividere con voi questa passione per il mondo dei motori e raccontare in esclusiva per voi, non solo in esclusiva per voi, ma anche in un modo esclusivo, il mondo del motorsport. Un saluto alla Brianza, vi siamo vicini, tutta la Lombardia che è stata fortemente colpita. Lo ripeto l'ultima volta, un saluto a tutte le persone che stanno combattendo dietro le quinte questo coronavirus, e lo sconfiggeremo e torneremo più forti che mai, amici. L'appuntamento è lunedì prossimo a Bar Motorsport. Da Bar Motorsport, vedete la sede alle mie spalle, ne vedete un pezzettino, ci troveremo qui live appena potremo festeggiare la fine di questo momento difficile. Salutiamo anche i tanti amici che si sono connessi dall'estero, dalla Francia, dalla Costa Azzurra, da Cuba. Abbiamo amici veramente da tutto il mondo, questo è il bello della rete. Vi ricordo che siamo sul canale ufficiale, pagina Facebook di Bar Motorsport, canale ufficiale, iscrivetevi, YouTube di Bar Motorsport. E allora, amici, che dire, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Mi raccomando, condividete il più possibile, se avete apprezzato il mio lavoro, questa trasmissione. Un saluto a Veronique, la ringraziamo per essere stata con noi in questa serata. Mi fa molto piacere che sulla base di una mia idea di coinvolgerla sia stato apprezzato, e quindi vi ho un po', consentitemi di dire, letto nel pensiero. E quindi, amici, come vedete qua sotto, ci vediamo lunedì sempre alle ore 21 a Bar Motorsport. Diffidate dalle imitazioni, l'unico bar motorsport è questo qui. Ciao a tutti, buonanotte amici, vado con la sigla, buonanotte, ciao. Ci vuole un attimino a trovarla, ma ci siamo. Sigla, buonanotte a tutti, questa volta è veramente l'ultima, ciao, è veramente l'ultima per questa notte, l'ultimo saluto, ciao.